Come on. You know why? Because we're so.
Bentrovati figlioli e figliole al Pregianza Dice. È un po' che non ci vedevamo con questa rubrica, perché è un po' che non c'era un gioco di From, un gioco che la meritasse. Eccoci ad Armored Core 6 Fires of Rubicon, che io ricomincerò da capo oggi, nonostante ricominciare una nuova partita, cancelli tutti i miei salvataggi. Non vi preoccupate, perché tanto i miei salvataggi sono salvati nel cloud di PlayStation, quindi non ci sarà particolare tragedia. Grazie Doomwatch per l'iscrizione. Oggi si ricomincia la campagna di Armored Core 6. Il mio intento, ragazzi, è non solo insegnarvi a giocare mentre lo gioco, ma anche farvi vedere quanto il gioco può essere facile, perché molti lo approcceranno come se fosse un Souls-like, ma questo non è un Souls-like, è un Armored Core. E molti non sanno, grazie Xenmas per l'iscrizione, che gli Armored Core non sono solo giochi di skill, ma sono prevalentemente giochi di build. E quindi tu puoi usare la cosiddetta forza bruta per battere i boss. Ci sono delle build che semplicemente li sdrumano senza bisogno di particolari abilità. Ed è parte integrante di quello che voglio farvi vedere durante questa run, farvi capire come funziona l'assemblaggio, come funziona il gioco e quanto potete rendere delle battaglie apparentemente incredibilmente difficili una cazzata con le giuste considerazioni, le giuste modifiche al robot. Cominciamo da capo, eliminare i dati. Sì, nonostante io abbia trovato praticamente tutto, soffro veramente tantissimo perché li sto eliminando, ma va bene. Pregianza. Grazie per le iscrizioni, grazie Entax, grazie Axel, grazie a tutti ragazzi per le iscrizioni, molto amore. Andiamo di pregianza come al solito. Ta ta ta. Si ricomincia, via, con il filmato iniziale. Parleremo anche ovviamente del background narrativo del gioco, grazie ad Axel per l'iscrizione, grazie ad Entax, del background narrativo del gioco, dell'universo del gioco, delle citazioni ai vecchi giochi. In generale, comunque, ora il gioco parte e voi interpretate 621, questo umano potenziato, che è un umano che ha subito delle operazioni di potenziamento per diventare una sorta di macchina da guerra e guidare meglio gli Armored Core, questi mech attorno a cui ruotano gran parte dei conflitti. Il problema è che l'operazione ti modifica anche il cervello. E ti porta a perdere le emozioni. Almeno lui è di quarta generazione e quelli di quarta generazione possono avere della seria instabilità mentale per via dell'operazione. Il potenziamento umano è qualcosa che è presente nella serie da sempre. Fin dal primissimo gioco, se tu ti potevi indebitare e se andavi troppo in debito, le corporation non erano contenti del loro investimento e allora ti modificavano con questa operazione, dandoti delle abilità che all'inizio non avevi. Era un po' l'easy mode del gioco. Si chiamava Human Plus in quel gioco lì. Qui invece è proprio parte integrante della narrativa del gioco, la questione delle operazioni umane. Voi comunque state andando sul pianeta Rubicon con questo Handler Walter, supervisore Walter, che è quello che vi controlla. Non siete benvenuti, come potete vedere, vi sparano quando state per arrivare sul pianeta, perché Rubicon è un pianeta dove 500 anni fa è successo un disastro terrificante per via di una fonte di energia chiamata Coral. Il Coral è talmente potente da far gola a tutti, è una fonte di energia dalla potenza incredibile e anche estremamente duratura, e quindi le megacorporazioni hanno cercato di prenderne il controllo. 500 anni fa è successo un casino non meglio precisato. E adesso, dopo 500 anni, è ricomparso sul pianeta Rubicon e le megacorporazioni quindi si stanno facendo la guerra sul pianeta per ottenerlo. Voi, mandati qui da Walter, avete lo stesso obiettivo, raggiungere il Coral, ma non è ben chiaro cosa Walter ci vuole fare e quali siano i suoi intenti. Fatto sta che voi lavorate per lui, siete qui come irregolare e la prima missione è ottenere una licenza da mercenario che voi non dovreste avere, raccogliendola dai cadaveri, dai resti degli altri mercenari, tutti gli effetti. Se vi state chiedendo, ma com'è possibile che il gioco sia così dark, che abbia tutte queste cose orribili, guerra, corporazioni e morte, sappiate che questo è un Armored Core e come tale queste tematiche incredibilmente dark sono proprie della serie fin da subito, fin da sempre. E tra l'altro è proprio nel DNA dei giochi From avere una narrativa molto dark fin dall'inizio. Come vedete, il controllo è già migliorato molto rispetto ai capitoli passati. Voi avete un mech che può camminare normalmente a terra in realtà, grazie per l'iscrizione Cavaggio, ma può usare anche i reattori per slittare un po' più rapidamente e può alzarsi in volo. Nel farlo, utilizza questa barra che è l'energia. L'energia si può ricaricare parzialmente mentre siete in volo, dipende da una componente che è il generatore del vostro mech che poi modificheremo.
vedete consumo energetico, ed è un po' la vostra stamina si ricarica quando state a terra, ma si ricarica molto più velocemente rispetto alla stamina normale, e la dovete sfruttare molto di più perché la sfruttate anche per le schivate. Le schivate non le potete ripetere a raffica, diversamente da Armored Core for Answer, ma le potete comunque ripetere con una discreta velocità, anche queste dipendono dal reattore e dal generatore. E in generale sono il vostro miglior mezzo difensivo. Voi cominciate con un mech che ha solo 3 armi, in realtà ne potete equipaggiare 4. Avete un lanciamissili da spalla, un fucile automatico, semi-automatico in realtà alla mano destra abbastanza debole, e una spada laser alla mano sinistra, che come vedete sferra 2 colpi. Siete già danneggiati per via della caduta e avete 3 kit di riparazione, lo vedete in basso a sinistra. Gli AP sono i vostri punti vita. In basso a destra i numeri che vedete sono i vostri proiettili. Io posso sparare 4 missili alla volta, ne ho 138, 18 colpi prima di finire un caricatore, ne ho 522. Ogni volta che ne finisco uno devo ricaricare. Certe armi invece non devono ricaricare, ma si surriscaldano, quindi dovete stare attenti a non esagerare. Spiegaci i comandi uno ad uno, è molto semplice, Garautoni. Ora voi avete comandi d'aggancio. I nemici non sanno che siete qua. L'aggancio in Armored Core funziona in modo particolare. Come potete vedere, basta averli nella telecamera e il gioco aggancia automaticamente quello più vicino. Ma voi potete utilizzare anche il locon fisso premendo R3, come nei Souls, e rimanete fissi su un singolo nemico se lo fate. Come vedete, l'interfaccia vi dice tutto. Vi dice che il nemico non vi ha ancora visto, vi dice la distanza dal nemico, questo è molto importante, vi fa vedere... che ha quel 4 significa che se gli sparate i missili adesso gliene arrivano tutti e 4 in faccia, e poi ha il mirino centrale che è quello della mira reale. Il mirino centrale, se voi utilizzate il locon normale, è più preciso. Vedete che non è perfettamente allineato alla telecamera? Il tracciamento del mirino vero e proprio, quindi della vostra mira, non è identico a quello del locon. Ci mette un po' la mira ad arrivare sul nemico ed è tanto più imprecisa quanto più lontano è il nemico quanto voi vi muovete. La precisione della mira dipende da una componente chiamata FCS, Fire Control System, qui tradotta SCF, sistema di controllo fuoco, e sarà importante nell'assemblaggio gestirla. Questa è la prima missione, voi il mech ce l'avete solo con queste parti un po' di merda, quindi facciamo una cosa furba e vi faccio vedere che se tenete premuti i missili, vedete che ora è 112? Guardate. Morti. Se voi non targettate con locon fisso i nemici, ma usate semplicemente lo spostamento della telecamera e tenete premuti i missili si suddividono vicino ai nemici più vicini e si suddividono in numero pari con diversificazioni in base al nemico più vicino o più lontano. Voi ne avete 4, quindi se aveste davanti 4 nemici si dividerebbe un missile per ognuno. Questa cosa qua la potete fare solo se non usate il targeting fisso. La mira assistita, che è questa, ovviamente blocca il mirino sul nemico e vi permette di fargli cosine turche tipo questa, perché ovviamente la vostra spada laser è molto forte. All'inizio, ragazzi, ma in generale in buona parte del gioco, vedete, multiaggancio, ve lo spiega qua. Un missile, un missile, un missile, e muoiono tutti con un colpo. Sono molto facili da eliminare adesso i nemici, perché sono molto deboli i nemici iniziali. Spostatevi lateralmente mentre sparate, perché così non vi colpiscono con i colpi base. Grazie Marchini Fra per l'iscrizione. Se avete grosse difficoltà a muovervi e a muovere contemporaneamente la telecamera, nonostante il fuoco delle armi sia sui trigger e quindi sia molto intuitivo, usate il locon fisso. Vi basta fissare la telecamera con R3 e poi potete regolare il movimento e la schivata liberamente, perché tanto la telecamera rimane fissa sul nemico. Sì, siete più imprecisi, ma almeno potete spostarvi. Un'altra tecnica che uso io è che se uso la mira manuale, sposto dall'analogico destro il dito sul quadrato e poi subito sull'analogico. Vedete? Faccio una roba così. Pa, e poi sposto la telecamera. Pa, e poi ritorno sulla telecamera. Pa, e poi ritorno sulla telecamera. Quindi la tocco e basta la schivata. Certo, se dovete alzarvi in volo è più complicato, però rimanete a terra e vi alzate in volo soltanto per ottenere elevazione. Avete il kit di riparazione, io mi curo perché ho subito i danni all'inizio, e ora c'è una delle prime cutscene del gioco, dopo ovviamente la cutscene iniziale. Avete anche, se premete giù sulla croce direzionale, una scansione. La scansione è utile per vedere se ci sono in giro dei forzieri con delle parti aggiuntive nei livelli. Nel primo capitolo mi sembra non ce ne siano. O per vedere dove sono i nemici dietro ai muri. È molto utile perché potete sfruttare questo posizionamento per prenderli di sorpresa, o comunque non farvi prendere di sorpresa in certe mappe abbastanza complesse.
puoi decidere di far switchare immediatamente il lock-on fisso sul nemico più vicino dopo che è morto. C'è un'opzione. Il quick turn Apex Zora semplicemente gira il mech, ti basta premere cerchio più direzione e il tuo mech si gira rapidamente. Però non gira anche la telecamera in realtà, si gira solo il mech, quindi la sua utilità non è estremamente importante. Si gira anche la telecamera, credo, se avete la mira manuale, ma dovete attivarla. Vedi? Vedete? Walter vi dice, faremo una vera fortuna, persino un mercenario col cervello fritto come te può ricomprarsi la sua vita con i soldi che faremo col Coral. Però non ve la conta giusta, Walker, ovviamente. Notate che anche il mech iniziale è molto figo esteticamente, ma cambieremo i suoi connotati molto velocemente. La prima missione è piuttosto facile, tranne il boss finale che, per chi non è abituato al gioco, può essere complicato, ma ora vi farò vedere che è molto facile da uccidere anche lui. Vedete che, tra l'altro, il motore di From ha fatto passi da gigante, la vegetazione si spezza se ci andate addosso, avete ovviamente la schivata, come potete vedere, là ci sono nemici unaware ancora una volta, e io ancora una volta posso mirare i missili su tutti, ma penso che punterò a quello là. Perché è quello più fastidioso, e poi se sono in vantaggio da elevazione posso uccidere gli altri senza troppi problemi ed evitare di venire colpito. L'importante è non subire troppi danni all'inizio della missione. In generale in questa missione l'importante è arrivare alla fine con almeno due kit di riparazione e pochi danni subiti. Qui avete vari obiettivi, c'è proprio un centro cittadino lì davanti a voi. Dovete, come detto, recuperare una possibile licenza da mercenario. Se non avete una licenza da mercenario, voi qua non ci potete stare e quindi questa cosa può diventare problematica. Avete vari obiettivi e vari modi di raggiungerli. Il mio consiglio è partire da quello più lontano a destra e poi avvicinarvi verso quello di sinistra. Vedete che c'è un muro invisibile? Ci sono delle barriere di mappa oltre il quale non potete andare, quindi tenetele in considerazione quando esplorate, perché non è che potete esplorare tutta la mappa liberamente. Siete bloccati a un certo punto. Comunque, ci sono delle muraglie e degli edifici, tenete a mente che i nemici ci sono in questo gioco e che vi sparano a vista perché voi non dovreste essere qui. Quindi potete utilizzare gli edifici come copertura parziale o totale. Là, come vedete, ci sono dei droni, uccideteli, levateli dalle balle e basta, questi ce li siamo già cavati. E poi là dove c'è l'obiettivo ci sono degli altri nemici, lì ci sono altri droni. A questo gli tiriamo qualche missile. E a quell'altro... Oh, ho sbagliato. Non volevo usare la spada. Fate andare in surriscaldamento. A questi gli tiriamo un missile per uno, che non fa male a nessuno. Attenti perché appunto anche i droni sparano e vi possono colpire. Da una certa distanza non dovreste preoccuparvi troppissimo dei colpi degli avversari, per una motivazione in realtà molto semplice, che è il ricochet, ovvero il rimpallo dei proiettili, ragazzi. Non tutti i proiettili, la vostra corazza ha una difesa specifica oltre una certa distanza, e certe armi oltre una certa distanza vi rimbalzano addosso. Vale anche per i nemici. Ogni arma ha una distanza di fuoco effettiva entro la quale fa danno massimo e non rimpalla, ma se state fuori da quella distanza vi rimpalla addosso, quindi mantenere una certa distanza e fare toccata e fuga può essere utile per non subire danni. Questo si chiama Monkey Gordo, è uno dei mercenari che stavamo cercando, ma questa licenza non va bene perché la classe del mercenario è diversa dalla nostra e pertanto non la possiamo utilizzare. Prossimo relitto. Qua ci sono dei nemici. Dove stanno? Ah, è lì, guardate. Uccidete tutto, perché se non ammazzate tutto quello che c'è in una mappa, o comunque non fate secco il possibile, prendete meno punti, ora della fine. Questa sarà una... tra l'altro, prendete meno soldi, perché prendete più soldi, tanta più roba spaccate, a tutti gli effetti. Utilizzate, come detto, come copertura. Vedete, potete puntare missili a più nemici, così quelli leggeri ve li levate dal cazzo istantaneamente. E poi quelli più pesanti... Opa, là, ho sbagliato, sono andato un po' troppo oltre. Veramente un imbecille. Avevo finito l'energia, quindi non sono risalito. Sta arrivando un elicottero che ora spaccherà tutto, ma non vi dovete preoccupare, quello è il boss finale, vi dovete preoccupare dopo di lui. Questo intanto lo taglio. Questi li spacco, perché sono tutti soldi in più per ogni roba che rompo. Vi fa vedere, tra l'altro, i soldi che guadagnate di norma in base a quello che spezzate. Comunque, l'elicottero passando ha tritato tutto quello che c'era, e quindi io ora posso andare alla seconda licenza e non mi crea problemi. Non ci dovrebbero essere più nemici a infastidirmi qui.
Seconda licenza, G7 Acra, Mac pesante, scale tra 12 ore, non è conveniente. Autorizzazione corporate, facilmente tracciabile, non ne vale la pena. Andiamo avanti. Qui dietro ci sono altri nemici, ricarichiamo un po' di energia prima di arrivare. Questi nemici hanno lo scudo e conviene stenderli a spadate, se hanno lo scudo, e a missilate. Aspettate di ricaricarvi, targettatelo, andategli vicino e poi brand brand e lo levate dalle balle. Quelli con lo scudo sono facilmente spadabili, ma possono venire colpiti alle spalle se non avete un'arma corpo a corpo. Io non equipaggerò per gran parte del gioco un'arma corpo a corpo, solo all'inizio la utilizzerò. Quindi insomma, usare missili o esplosivi può essere utile, girarli attorno può essere utile. Le missioni le puoi ripetere per farmare soldi? Assolutamente sì. Thomas Kirk, anche questa non va bene. È già scaduta. Ma Walter ora trova un altro relitto e ci dice: ok, ho un altro obiettivo, raggiungilo e diamo un'occhiata. Vedete che io sto usando in modo molto parsimonioso proiettili e vita, fondamentalmente. Non voglio morire e non voglio farmi schiantare prima del tempo. Quello lo stendiamo quando ancora non mi ha visto. Questo pure. Voglio subire meno danni possibili da questi stronzi, perché, come detto, se arrivo al boss troppo martoriato, poi sono cattacci miei. E voglio sprecare meno proiettili possibili. Ricordatevi che le armi corpo a corpo hanno il non sottovalutabile vantaggio del non consumare proiettili. Quindi, se non volete sprecare risorse, correre in faccia al nemico. Merda, mi ha colpito il suo stronzo, ma mi ha tolto poco. È una gran tecnica. Qui abbiamo finito. Là ce n'è un altro? No, mi sembra di no, non ce ne dovrebbe essere qua sopra. Andiamo di sopra. Per un lightweight puoi usare un po' quello che vuoi, le armi leggere sono normalmente convenienti. Arriviamo, primo boss del gioco, che sarà ottico per molti. In realtà, ragazzi, questo primo boss ha una strategia molto semplice, è l'elicottero che avete visto prima. È corazzato, vi riempie di missili se gli state davanti, ma se gli state sotto non può colpirvi. La tecnica è andare subito a sinistra, perché compare da lì. Non appena finito questo hacking, partite subito da quell'edificio giù di là. Checkpoint raggiunto. Salite qua sopra, aspettate che arrivi lo stronzo. Arriva. Targettatelo fisso immediatamente. Salitegli in culo. Incominciate con un bel paio di spadate laser che gli fanno un bel danno. E poi stategli sotto senza pietà, sempre comunque sotto. E riempitelo costantemente di spadate se riuscite a beccarlo. Attenti ai missili perché vi fanno questo se vi beccano, come visto. È più facile a dirsi che a farsi, me ne rendo conto, perché sto bastardo purtroppo ha la spiacevole tendenza a muoversi tantissimo. Però finché gli state sotto, normalmente non lo dovreste temere troppo. Il problema è quando il balordo scatta via fuori dal raggio dell'arma. Ho quasi finito le protezioni. Qua, quando siete sotto a un edificio, normalmente dovreste essere abbastanza safe. Ecco, l'ho stordito. Ora che l'ho stordito, gli faccio un sacco di danni in più e dovrei poter risalire e dargli almeno un altro paio di spadate. Guardate quanti danni gli faccio ora che è stordito. Lo stordimento è letteralmente il modo migliore per liberarsi di un nemico molto forte. Usate gli edifici per proteggervi. Stategli sotto il più possibile. Usate lo scatto per avvicinarvi rapidamente. E cercate di non farvi, come detto, incrociare il culo da sto bastardo, perché ce la metterà tutta per fottervi. Ecco, vedete che è fuori dall'area? Questo nemico ha questo fastidio particolare qua. L'ho colpito un'altra volta, il bastardo. Ed è che esce dall'area ogni tanto. Mi ha stordito. E vi fotte così. Merda. Ecco, è morto. Mi ha fatto troppi danni, non dovevo farmi danneggiare così tanto. Mi ha preso troppe volte coi missili perché mi ha stunnato. Mi ha stunnato mentre gli davo la seconda sparata. Se gli avessi dato la seconda sparata sarebbe morto lì. Comunque, come vedete, è molto più facile di quello che sembra. Io qua ho fatto troppe cazzate, ma l'avrei potuto tranquillamente fare senza dover usare cure. Comunque, la licenza che avete trovato è una licenza molto particolare. Quando esce dalla mappa è fastidioso, ma come vedete non è un boss difficile. Ed è tra l'altro l'unico in cui siete bloccati, perché è l'unico che vi dà
che dovete fare per forza con la configurazione base. Comunque il vostro codice di autorizzazione è Raven, che è un nome storico degli Armored Core, e anche stavolta siete il Corvo. Numero di registrazione RB23, classe F, Raven, indipendente. Scale tra 3 giorni. Raven. Questo è il tuo nuovo nome qui su Rubicon. La spada laser per buona parte del primo capitolo la utilizzerete. È un'arma efficiente, è un'arma che fa molti danni. Abbiamo preso solo 120.000 perché abbiamo subito troppi danni, se no avremmo guadagnato di più. Però il coral è una sostanza preziosissima. Il coral, ragazzi, è quello a cui gira attorno tutto. Come vi fanno sapere qui, l'hanno scoperta su Rubicon. È stato impiegato come straordinaria fonte energetica. Si diceva potesse potenziare la tecnologia umana in modo incredibile. Ma a un certo punto qualcuno ha fatto un casino ed è esploso tutto. Ed è letteralmente esploso. L'evento lo chiamano i bagliori di Ibis. Una tempesta di fuoco avvolge l'intero sistema solare e distrugge praticamente tutto ciò che c'era su Coral. Guardate che disastro combina. Il Coral sembrava consumato, cioè sembrava che i fuochi di Ibis avessero disintegrato il Coral, consumato il Coral. E invece no, ci sono ancora bracci di Coral su Rubicon, si è riattivato il segnale del Coral e quindi l'umanità torna su Rubicon. Le megacorporazioni costruiscono le loro strutture su Rubicon e cercano di trovare un modo di prendersi il coral, ovviamente. Se le tieni premute si sganciano manualmente, Mexican, se non erro. Se tieni premuto il tasto, si sganciano automaticamente. Numero di registrazione RB23. Nominativo Raven, autenticazione completata. Questa che vi sta parlando è AllMind, un'intelligenza artificiale che gestisce i mercenari. Anche questa nel gioco è importante. In generale, in Armored Core, le intelligenze artificiali, ragazzi, anche loro hanno spesso ruoli significativi, soprattutto nei primi. Bentornato, Raven. Sembra che tu abbia superato l'autenticazione. Raven, d'ora in poi sarà questo il tuo nome qui su Rubicon. Ti ho già procurato un lavoro, dai un'occhiata 621. Come vi ho detto, questo è un Armored Core. Non è un Souls-like, è un Armored Core, è un gioco a missioni. Le missioni sono normalmente piuttosto veloci, non hanno grandissime problematiche a livello di durata nel completamento, te le smatti abbastanza rapidamente. AllMind ci dà i tutorial, li faremo perché i tutorial vi danno pezzi extra, ragazzi, quindi conviene completarli, sono comunque molto veloci. Quindi abbiamo design assi e abbiamo anche dei pezzi sbloccati in realtà perché il gioco a noi conta come preordinato. Melander, se avete preordinato il gioco vi dà il Melander C3. Il Melander C3 è una composizione di Mac che è migliore del vostro Mac base. Andiamo nell'assemblaggio dove vi insegnerò un pochettino di basi velocemente. Già il Mac Melander è migliore del vostro, tende ad avere meno velocità in generale, meno velocità propulsione, ma statistiche migliori praticamente in tutto. Tra l'altro, il Melander C3 non è il Melander vero e proprio, il Melander vero e proprio lo potete comprare, e il Melander vero e proprio è insomma, in generale abbastanza conveniente rispetto al C3 perché funziona meglio un po' in tutto. Notate che le statistiche sono veramente tante, se premete triangolo le vedete tutte. Ora, la scelta delle parti è qualcosa che dovete fare con una discreta intelligenza. Te lo riscatta lui automaticamente, Arthur, se hai preordinato il gioco. Vedete, difesa anticinetica, antienergetica, antiesplosione. Stabilità assetto, ve ne dovete preoccupare relativamente, ma è comunque significativa. Distanza scansione per la testa, e poi avete PA e. Sulle gambe avete limite carico, sulle braccia avete specializzazione fuoco, specializzazione lama. Ora, ci sono tante cose che dovete tenere in considerazione. Per quanto riguarda tronco e testa, difesa e punti armatura e peso sono le uniche cose che dovete tenere realmente in considerazione. La scansione è utile, ma non ve ne frega un cazzo. Del tronco è prevalentemente un pezzo difensivo, ve ne frega quello. Per le braccia e per le gambe è un po' diverso. Per le gambe il carico trasportabile è importante. Limite di carico 55.440. Più alto è il limite di carico, più alto è il peso che voi potete trasportare. Gambe leggere sono più veloci nei movimenti, hanno normalmente meno punti armatura e possono trasportare meno roba, quindi non potete usare armi pesanti sulle gambe leggere. Il primo motore vale la pena di essere comprato, adesso andremo anche nei pezzi, ragazzi, e vi spiegherò anche quella roba lì.
Per le braccia invece avete specializzazione fuoco, specializzazione lama. Più alta è la specializzazione fuoco, più veloce è il tracciamento della vostra arma, quindi più precisa è un'arma a sparare. Più alta è la specializzazione lama, più danni fate con le armi corpo a corpo. Ci sono delle braccia che sono specializzate nelle corpo a corpo. Anche le braccia hanno un limite di carico. Oltre un certo limite di carico, certe braccia non possono usare determinate armi, quindi stateci molto attenti. L'altro componente molto importante è l'SCF. Vedete che l'SCF è un computerino che è quello che vi cambia il tracciamento delle armi. Il primo che avete fa schifo al cazzo, assistenza a corto raggio, medio raggio, lungo raggio. L'SCF lo dovete regolare in base alla distanza delle vostre armi. Praticamente da 130 a 260 metri è l'assistenza a medio raggio, sotto i 130 a corto raggio, sopra i 260 è il lungo raggio. Le armi, come vi dicevo, hanno una portata effettiva e una portata ideale. La portata effettiva è fino a dove possono sparare e fare danno. La portata ideale è quando massimizzano il danno. Questo fucile a 160 metri fa il danno massimo e non rimbalza. A 296 metri ti fa danno, ma i suoi proiettili rimbalzano e quindi fanno poco danno. Se volete avere un'arma che spara da lontano e essere precisi, anche col target in fisso, dovete usare un SCF con tracciamento elevato dalla lunga distanza. È molto semplice. Adesso voi non potete ancora comprare un cazzo, siete ancora fermi, però potete già verniciare il vostro Mac, volendo. La verniciatura la facciamo molto veloce, ma come vedete è molto personalizzabile il Mac. Io prendo un colore principale che mi piace, lo facciamo un bel rosso violaceo. Più, qua, così. Ok? E potete cambiare anche il materiale. A me piace questo qua, bello, bello metallico. Voilà, abbiamo già fatto. Colore secondario voglio un pochettino più scuro e lo voglio anche quello un po' più metallico. E il dispositivo è la luce del vostro Mac. E lo farò azzurrina. E l'abbiamo già ricolorato. Potete anche modificare le decalcomanie editando dei simboli e mettendoli a piacere sul vostro Mac. Ah, tra l'altro notate che il Mac è rovinato, potete anche diminuire quanto rovinato è il Mac. Potete veramente customizzare il Mac come cazzo volete, è una gran figata. Seconda missione normalmente è molto facile, in realtà avete due missioni, avete distruggere installazione e artiglieria, liberazione griglia 135, sono entrambe missioni piuttosto semplici, non ci sono boss. Le missioni iniziali sono introduttive, vi servono per lo più a prendere la mano. Passate queste, dovrebbero darvi i primi pezzi da comprare. Ah, tra l'altro, scusatemi, non vi avevo parlato del tutorial, ma non vi ho fatto vedere il tutorial. Adesso andiamo nei tutorial perché vi regalano dei pezzi. Qua, tra l'altro, la Dafang, una delle aziende di Rubicon, ha una richiesta e vi chiede di distruggere dell'artiglieria. È una missione facilona, le potete girare attorno all'artiglieria. Però dovete stare attenti perché se andate in campo aperto l'artiglieria vi uccide. Questa missione serve a insegnarvi che quando ci sono dei punti di artiglieria o dei nemici molto potenti cecchini alla distanza che vi possono fare molto male, non è il caso di avvicinarvi dritti, è il caso di girare attorno e di sfruttare gli edifici per proteggervi. Quindi insomma non dovete giocare come dei coglioni. Demon X Machina è letteralmente un clone di Armored Core. Il producer di Demon X Machina è un ex producer della serie Armored Core. Comunque no, faremo prima il tutorial perché vi regala dei pezzi, ragazzi. Addestramento principianti, comandi base. Lo facciamo veloce, vi regala dei pezzi, fatelo. Vedete, vi danno delle configurazioni. Vi spiega il fuoco rapido con la mano destra. Ah, tra l'altro ho questa spada qua. Questi missili non colpiscono da vicino, li ho usati già altre volte, non ha senso. Vedete? Ricarica, le armi a proiettili si esauriscono, ma potete ricaricarle manualmente. Se prendete triangolo più R2, le ricaricate manualmente, così se non volete ricaricarle solo quando finisce il proiettile. Qua solo l'aggancio del missile è quello che vi dicevamo prima, che potete far sparare i missili ai singoli bersagli se tenete premuto. E se sono bersagli leggeri muoiono subito. Armi corpo a corpo, questa ha due colpi. Se tenete premuta l'arma corpo a corpo, l'attacco è diverso. Vi faccio vedere. Bram!
Questo stordisce molto di più, ma fa meno male. Vedete che c'è un notevole avanzamento quando usi le armi corpo a corpo. Attenti però, perché se mancate il colpo, ed è una cosa molto più probabile di quello che credete, rischiate di rimanere scoperti. La scansione vi fa vedere attraverso le pareti. Qua dietro c'è uno stronzo, non l'avevate visto. Ma la scansione ve lo fa vedere. Anche qua dietro ci sono degli stronzi. L'ho già visto perché l'avevo scansionato prima, ma ora so dov'è e posso prenderlo di sorpresa. Tre missili, due laserate e là c'è un altro pirla. E lo elimino. Fine del tutorial. Credo. Cos'è rimasto lì? Sì, programma completato. E vi dovrebbe dare la vostra prima parte extra. Sì, comunque ragazzi, questo è 100 volte meglio. Vedete, la Ludlow, questa prendetela, perché è una delle migliori mitragliatrici iniziali. Quindi io la sostituisco subito. Anche se la potenza d'attacco è inferiore, il peso è inferiore e ha un modificatore più alto di colpo diretto. Quando vi parlavo dell'arma, vi dicevo che la portata ideale e la portata effettiva sono le due statistiche principali da tenere in considerazione in base alla distanza. Ma il fuoco rapido è quanto spara al secondo. Quindi magari voi avete un danno più basso, ma col fuoco rapido fate molti più danni perché sparate a raffica. Il costo munizioni è anche importante, perché meno costano le munizioni, meno spendete e più guadagnate in una missione. E poi c'è il modificatore colpo diretto. Il modificatore colpo diretto è quanti danni fate quando il nemico è stordito. Più è alto, più aumenta il danno quando il nemico è stordito. Se volete avere, normalmente conviene equipaggiare almeno un'arma che quando il nemico è stordito fa tantissimo di moltiplicatore, perché così avete un'arma per fare il colpo finale dopo che avete stunnato il nemico. Ora, io non ho ancora i pezzi, purtroppo, però posso già assemblare. No, non ho un cazzo di lanciamissili, quindi no, mi tocca fare per forza col lanciamissili così. Quindi mi attacco al cazzo, purtroppo. Missioni, dovrei non avere altri addestramenti, no, si parte solo con questo. Quindi andiamo e facciamo le installazioni di artiglieria, anche se abbiamo ancora una build abbastanza di merda. No, Scorpio, non ci sono svantaggi nel comprare e rivendere un pezzo. Rivendete i pezzi allo stesso costo a cui li comprate. Quindi se volete provarli, e c'è una mappa per il collaudo degli Armored Core dove potete testare le armi, e l'arma non vi convince perché magari non fa abbastanza danno o non vi piace il suo range, la potete rivendere subito a quello a cui l'avete comprata e siete a postone. È molto intelligente come cosa, ovviamente. Qua ci sono i nostri primi nemichelli, sono degli elicotterini del campo. Notate che i vostri nemici sono... il vostro mech è più grosso di... degli elicotteri grossi. E questi li abbiamo puliti. Attenti, perché come detto le mappe sono complesse. E voi potreste andare dritti e farvi tirare dal primo stronzo che capita, ma come vedete ci sono vari muri, vari ostacoli, e potete sfruttarli furbescamente per arrivare subito dietro a questi stronzi, che sono tra l'altro tra i vostri obiettivi, e che non so perché non sono esplosi, perché l'ho preso sull'armatura, porca vacca. E una volta che li avete segati vi potete preoccupare degli altri bastardi e evitare di farvi ammazzare. Attenti, perché in questa città di cannoni che vi sparano ce ne sono un po'. Quindi è il caso di esplorare bene e di stare attenti con le scansioni. Vedete dove sono? Non andategli frontalmente. Andategli lateralmente, così non vi possono sparare. Usate i muri per proteggervi. Entrate da qui. Così loro esplodono sul muro. Gli date una bella spadata a uno. Una bella missilata all'altro. Un'altra bella spadatina. E ve li siete cavati dal cazzo subendo dei danni abbastanza ridicoli. Là ce ne sono ancora, ma come visto eravate un pochettino sotto, devo caricarmi. Sono abituato ai miei mech che non si scaricano mai. Altra bella spadata, e anche questo ce lo siamo cavato dal cazzo. Bello, lo uccidiamo alla vecchia maniera. Abbiamo un'ultima tappa. Facciamo un bel girello lungo e andiamo a uccidere quello che dobbiamo uccidere. Vedete che per ogni cosa che distruggiamo ci vengono dati dei soldi? Distruggere... ho sbagliato il tasto qua. Distruggere vari mezzi corazzati è un ottimo modo per fare soldi facili nelle missioni, quando sono soprattutto quelle brevi e semplici. Dov'è l'ultima postazione? Eccola là.
Quindi distruggete tutto quello che potete se avete armi a basso costo. Ma la Ludlow non l'avevo presa. Sì, ma non l'ho equipaggiata. Pensavo di averla equipaggiata. Attenzione, sta per arrivarmi il colpo in culo. Quindi uno e uno due. Anche tu sei morto. Là ci sono, come vedete, degli altri simpaticoni. Missili a questo. Oh, quasi, quasi. Quello invece mi ha preso. Perché adesso sono dove c'è la postazione di artiglieria. Io voglio uccidere quello, ma non voglio essere artiglierato. Voglio distruggere più cose possibili senza morire di artiglieria, e quindi mi metto dietro alle mura. Faccio un bel giretto e cerco di non morire da stronzo. Fuoco, circonda quell'armored core. E invece non mi circondi, perché io circondo te. E voilà. Vado da quello più lontano prima, che è quello più dito in culo di tutti, facendo il giro lungo. Mi evito i missili che mi arrivano in faccia. Sto dietro i muri così non mi prendono con le missilate. Missili, vediamo se arrivano. Sono arrivati, ma non è bastato. Perché il primo lanciamissili che avete fa caccare. Mi stanno sparando. A me non importa. Torno indietro. Muro. Lanciamissili. Mitraglietta. Occhio. Mi ricarico. Laser. Fuori dal caser. Dietro al muretto. All'inizio, ragazzi, queste toccate e fuga sono convenienti per il semplice fatto che non avete un mech che purtroppo supporta chissà che cosa, quindi dovete giocare molto difensivi e molto mobili, se no rischiate di prendere gran calci in culo. Via, perché ce n'è uno subito dietro. E l'ultimo è qua. Là c'è un altro mech. E tu sei l'ultimo. All targets destroyed. Artiglieria distrutta 2000. Forse riesco a uccidere anche questo, sì. Vedete, ve li conta anche a finale missione. L'abbiamo fatta un po' lentamente, ma non ci hanno fatto molti danni, non abbiamo speso molto. Quindi è andata abbastanza bene. 174.000, vedete che mi ha dato un sacco di paga bonus. Ogni cosa bonus che distruggete vi dà soldi in più. E quindi abbiamo preso 74.000 di soldi extra, che non sono pochi per comprare la roba. Il colpo con l'arma melee lascia molto scoperti, assolutamente sì. Un nuovo messaggio. Quindi dovete stare attenti a utilizzarlo molto bene e con grande furbizia, se no sono cavoli vostri. Questa è la notifica di All Mind. Il tuo ritorno alla professione di mercenari ci è stato notificato. Ripristino al negozio del negozio componenti. E ora ci iniziamo a divertire. Non avete molti soldi, ma quelli che avete non fanno male. Negozio componenti. Allora, design AC, innanzitutto assemblaggio, mettete la Ludlow che è meglio. E poi andiamo finalmente nel negozio componenti. Sono poche le armi all'inizio. Il Ransetsu è un buon fucile, ma non è niente di che. La Kokie è la pistola, nulla di spettacolare. Comprare una seconda Ludlow può essere utile, ma per il momento non è la nostra priorità. La nostra priorità al momento è prendere un altro lanciamissili. Il lanciamissili doppio è leggermente meglio dell'altro, ma ha un costo molto elevato. Andate al risparmio e prendete un secondo lanciamissili da 74.000 al momento, che poi monterete. E poi qua vedete che avete già i Melander e vari pezzi. E qui potete iniziare un po' a sbizzarrirvi col vostro mech. In realtà, ragazzi, io vi direi di spendere come prima cosa, non tanto nel generatore, che il primo generatore fa cagare, ma nell'SCF, perché il primo SCF è molto meglio del vostro. Come vedete ha più carico energetico, ma è 100 volte meglio del vostro, ed è il migliore SCF per i missili. La cosa curiosa è che il primo SCF che potete comprare è il migliore per i missili, perché vi migliora già tanto la mira. Anche il vostro propulsore iniziale è meglio, ha un consumo energetico superiore, ma è migliore praticamente in tutto, quindi è un altro buon acquisto per migliorare un po' le cose. Per quanto riguarda i pezzi, come detto, avendo i Melander partiamo leggermente avvantaggiati. Andate in assemblaggio, mettete quello che dovete mettere, sulla spalla destra ora mi metto un altro lanciamissili, perché avere dei missili in più non può farmi che bene, e poi cambio SCF e propulsore. E voilà. Poi i soldi li metterò via per
essere più potente. Quando non avrò più bisogno di quei lanciamissili, potrò tranquillamente venderli e usare i soldi per comprarmi altra roba. Torniamo nelle missioni. Abbiamo del nuovo addestramento. Fate anche il secondo addestramento, perché, come detto, vi regala dei pezzi. Io uso il pad perché sono su PlayStation 5, ragazzi. Il mouse di tastiera può essere preciso. La stat per fare più danno quando uno è stunnato, Ares, come dicevo, è il moltiplicatore. È quello che vi dice... dopo ve la faccio vedere esattamente, non mi ricordo esattamente come si chiama. Comunque... questi li picchiamo. Ah, questo era un mech particolare, perché questo ha sia il laser che un'arma caricabile. Questo qui è un fucile lineare, ed è una buona arma in realtà nella prima fase del gioco. Avete visto quanto l'ho stordito? Questa ha anche uno scudo. Questo mech ha anche uno scudo, che è comunque carino. Il fucile lineare, se caricato, stordisce tantissimo. Non fa tantissimo danno, ma è un ottimo modo per fottere un nemico e non avere grandi problemi. Lo caricate, stordite, poi colpite e il nemico muore. Potete fare combinazioni con questo fucile caricato, che vi assicurano di distruggere il bersaglio. Vedete che si carica anche abbastanza velocemente. A bersaglio stordito ovviamente fate molti più danni. Notate che anche i colpi normali sono cumulativi e lo stordiscono. Però dovete stare attenti, perché il colpo cumulativo non stordisce allo stesso modo. Quindi certe armi con la carica fanno molto più stun. Vedete, questi a sorpresa, se vengono colpiti, subiscono molti più danni. Però io non devo star qua a fare chissà cosa. Grazie per l'iscrizione, struppolone. Tanto questo è un tutorial. Muori. E tu muori. Finita questo tutorial, ve lo regala questo fucile lineare. Quindi potete decidere di utilizzarlo. Qui vi insegna lo scudo. Anche in questo gioco c'è la Perry, ragazzi. Lo scudo brilla istantaneamente 2 secondi quando lo state attivando. E in quei 2 secondi, in cui è super luminoso, vi protegge molto di più. Quindi avete una sorta di Perry, però è una Perry con una finestra estremamente ampia. Ci sono degli scudi che hanno meno. Ci sono degli scudi che vi proteggono molto di meno, ma che hanno una Perry più forte, fondamentalmente. E se siete molto bravi col tempismo, potete utilizzare loro. E anche questo tutorial ce lo siamo pulito. Come vedete, vi stanno facendo provare un po' di composizioni diverse. Questa era una composizione media con un buon misto di cose. Tutto bene, Forever. Vedete? Curtis vi ha dato il fucile lineare che abbiamo utilizzato fino ad adesso, che può essere utile in certe missioni, perché comunque se non volete utilizzare la spada laser, potete già equipaggiarlo volendo. Occhio, ve li regala sempre a destra. Quindi se a sinistra ve lo sblocca da comprare, ma non ce l'avete. Quindi per il momento ci teniamo la spada laser. Missioni. Abbiamo Liberazione a griglia 135, un'altra missione molto facile. Ora la facciamo. Ho un lavoretto per te, 621. Un appello generale dal gruppo Archebus, una delle forze corporative extraplanetarie. Molto semplice, qua dobbiamo solo uccidere qualche stronzo. Questa è un'altra caratteristica della maggior parte degli Armored Core. Negli Armored Core, ragazzi, le megacorporazioni, appunto, vi pagano per fare missioni da mercenario. Le missioni da mercenario non sono missioni eroiche, sono missioni dove fondamentalmente andate a uccidere più delle volte dei poveracci che cercano di difendersi alla meglio delle loro capacità. Voi avete un Armored Core, è un'arma molto potente. I Muscle Tracer e i mech che loro hanno normalmente non sono forti. È uno dei motivi per cui buona parte delle missioni degli Armored Core sono molto più facili rispetto alle boss fight. Solo il preordine digitale al mech bonus? Non lo so, Ares, sinceramente. Qua voi siete contro delle unità militari, ma sono delle unità militari ridicole rispetto a voi. Quindi non avrete difficoltà a ucciderle. Come dice Walter, noi abbiamo un ID adesso, ma adesso dobbiamo farci conoscere, perché facendoci conoscere otteniamo più lavori e possiamo andare più vicini al Coral, che è dove ci serve. Quindi fatti conoscere, uccidi persone. Uccidi persone. Ah, vi voglio far vedere comunque che il paesaggio è dove eravate prima, ragazzi.
letteralmente una delle prime missioni che avete fatto. Da dove avete cominciato? C'è una missione dopo che è ancora più crudele. Ve la farò vedere a breve. Un gruppetto, vedete? Nemico! Una C! E loro possono fare ben poco contro gli Armored Core. 1-2. Ah, notate che possono venire buttati giù anche dai burroni. Ho 8 missili. E 8 missili adesso uccidono quello che devono uccidere. Senza grandi difficoltà. Questi li posso targettare tutti su tutti. Muoiono subito se li targetto tutti su tutti. E il resto sono scattoni. Laser. Il movimento ultra veloce è una cosa che mi dà un gusto incredibile. E adesso ho anche un mech leggero. E questa è la cosa che fa ridere. Quando avrete dei mech... Ho anche un mech abbastanza pesante. Cioè, medio, non pesante. La cosa che fa ridere è quando i mech iniziate ad averli davvero veloci. O ad avere delle parti davvero super mobili. Lì proprio non vi ferma più nessuno. Laser. Ah, ancora vivo tu sei. Non me l'aspettavo. Gli ho rotto solo lo scudo. E ora gli ho rotto tutto. Sono arrivati i rinforzi. E i rinforzi sono molto vulnerabili ai missili. Questo gli spariamo. Questo gli spariamo. Questo lo spacchiamo. E abbiamo finito. Il comandante Michigan deve sapere. Michigan ricomparirà dopo. E vi fa capire, vi farà capire tra l'altro sta cosa, quanto siete dei mercenari. Perché voi a breve lavorerete con Michigan. Ma avete appena ucciso le sue unità. Avete appena ucciso della gente della Dafeng per la Arquebus. A breve ucciderete gente della Arquebus per la Dafeng. E via così. Verso nuove e incredibili avventure. La gestione delle munizioni è molto crudele? No, in realtà è abbastanza rilassata. È difficile che in missione finiate le munizioni, ragazzi. Ci sono però delle munizioni, delle missioni dove le... molto dispendiose in termini di munizioni, perché hanno tanti nemici e non è facile finirle con tutte le munizioni. Quindi alle volte prendere armi con tante munizioni o che possano utilizzarle in modo parsimonioso è intelligente. Le missioni più difficili a livello di regolazione delle munizioni sono nella seconda e nella terza run, quindi preoccupatevene, ma relativamente. Log Hunt, questa cosa qua è abbastanza importante. Se voi in missione trovate dei bersagli extra e li uccidete, praticamente vi dà dei dati che poi Allmind, l'intelligenza artificiale, converte in parti. Se voi ottenete tutti i registri, vi danno delle parti aggiuntive. Ci sono degli avversari segreti in certe missioni, che sono facoltativi. Se li, li trovate e li uccidete, alle volte sono anche semplicemente dei documenti sparsi in giro, se li uccidete e li trovate, scusate, o potete ottenere nuove parti. Vedete, ora io ho il Curtis, nuovo fucile d'assalto. Posso comprare anche un'altra Ludlow. Potrebbe essere un buon momento per prendere. No, no, non voglio sprecare soldi per il momento. Andiamo avanti con le missioni. C'è dell'altro tutorial? No. Vedete, distruggi gli elicotteri di trasporto. Ora vi farò vedere una di queste missioni. Poi ce n'è una che è crudelissima e ve la faccio vedere assolutamente. Ora vi faccio vedere una di queste missioni che ha il log hunt. È una delle prime queste. Praticamente qui voi dovete distruggere degli elicotteri. E la vostra richiesta è solo di distruggere gli elicotteri. Però voi avete vari bersagli. E tra i bersagli c'è un mech corazzato. Che non è potente quanto un armored core, però è fastidioso. E Walter vi dice, potete ignorarlo. Se distruggete gli elicotteri avete vinto. Ma se lo distruggete ottenete il Logan. E oltre a dei soldi aggiuntivi. Però è pericoloso, quindi dovrete stare attenti. Vedete, gli MT sono i Muscle Tracer. Traccia muscoli, praticamente. È il primo nome dei mech prima che diventassero Armored Core. Come vedete, ora Balam vi sta chiedendo, e Balam è la roba che avete appena distrutto, era di Balam, vi sta chiedendo di distruggere questi elicotteri di trasporto del fronte di liberazione di Rubicon, perché sono tre le prime organizzazioni che vedete. La Balam, la Arquebus e il fronte di liberazione di Rubicon, che sono gli abitanti di Rubicon, discendenti in teoria di quelli che poi sono morti col disastro. Grazie Dima Bros. Ora chiedono di te, conoscono il tuo nome. Continua a costruire la tua reputazione.
Insomma, più gente ammazziamo, più missioni completiamo, più le megacorporazioni chiederanno di noi. E cari, ho fatto vedere prima come si batte il primo boss. È veramente molto facile, però devi capire come si muove. Eccoci qua, siamo già belli nascosti, loro non sanno neanche che siamo arrivati. Corporate Mercs! Nemici intercettati, tienili lontani dai rifornimenti. Non è che abbia funzionato tenermi lontano dai rifornimenti, ragazzi. Run, e via un elicottero. E il primo l'abbiamo già. Oh, ma tu sei vivo? Chi l'avrebbe mai detto? Ma dove sei uscito tu, amico? Amico col mecha. Amico col mecha. Potete andare anche qua sopra, eh? Però non è che vi serva molto. Dovete andare là, in realtà. E distruggere un po' di stronzi. Occhio perché quella è una torretta fastidiosa. E prima la uccidete, meglio state. Questi sono, come vedete, dei mezzi molto basilari che non hanno assolutamente la potenza necessaria a uccidervi. Tu neanche, ce l'hai la potenza necessaria a uccidermi, anche se sei un mech. Un altro ce lo leviamo. Vedete che la spada laser per le prime missioni dove i nemici sono veramente deboli sono incredibilmente efficienti, oltre che farvi risparmiare un sacco di proiettili. Tu sei morto e lassù ce n'è un altro, che me lo ricordo, esattamente. E anche tu sei morto. E anche tu sei morto. Oh, sei ancora vivo tu? No, sei esploso. Maledette corporazioni! Fermo, bersaglio. Ah, ma no, sei vivo. Oh, oggi era. Questa era la missione dei tizi che dovevano morire 4 volte e sono sopravvissuti. Comunque, saliamo da qui. E qui adesso ci divertiamo, perché come vedete ci sono degli obiettivi più semplici. Ma ci sono anche degli obiettivi più complicati. Ora sparerò missili a tutti questi stronzi per levarmi dalle balle velocemente. Vedete, vi dice, c'è un tetrapode della Bavs. Attento perché è un nemico molto diverso da quello, da quelli che hai incontrato finora. Tanto si è infilato in quella buca e si è schivato tutti i miei missili. Lui ha anche un'arma energetica, come vedete. E dovete starci attenti perché fa un sacco di danni. E ci ha fatto un sacco di danni, infatti. È un nemico facoltativo questo, non lo dovete combattere, ma ovviamente, se lo colpite al momento giusto, gli rompete il culo. Stategli a una distanza medio-lunga, perché, come vedete, è abbastanza pericoloso. Spara con un lanciagranate, non è che lo possiate sottovalutare. Però non è difficile da uccidere una volta che l'avete segato. E poi basta, tocca agli elicotteri da trasporto. E con questi non dovete neanche sparare, sinceramente. Vedete? L'abbiamo ucciso e Walter dice: cavolo, sei un naturale. Sei naturale, veramente. Non mi aspettavo che lo riuscissi ad ammazzare così velocemente. Questa mitragliatrice purtroppo ha pochissimi proiettili prima di dover ricaricare. Ricarica molto velocemente, ma fa abbastanza cagare. Credo che la rivenderò e prenderò il fucile d'assalto. Perché è a colpo singolo, ma è un attimino più efficiente. Funziona questa mitragliatrice se ne utilizzate due contemporaneamente. Se nell'altra arma, nell'altro braccio avete la spada laser, insomma. Non siete propriamente cattivi, Eustace. Siete mercenari. E quindi la moralità è un po'. Vedete? Ho aggiunto progressi al programma Logante perché ho distrutto il tetrapode. Se no, non me li avrebbe dati. Adesso c'è il momento drammatico. Un nuovo messaggio. Rieccoti qua, 6-2-1. Le corporazioni vendono il fronte di liberazione come un impedimento all'espansione del monitoraggio Coral. Ma per i rubicugnani le tue azioni non fanno altro che favorire le corporazioni. È solo un incarico, 6-2-1, tutto qua. Lui ve lo ripete costantemente. It's just a job. Non c'è da avere chissà quale moralità. È solo un lavoro. Dovete pensare solo al lavoro. Vedete, il Ransetsu normalmente è abbastanza efficiente. È una buona arma con un buon range, una buona portata ideale. Se comprate questo andate abbastanza sul sicuro. Grazie San Giorgio. La prima pistola, la Coquille, fa molto figo, ma è molto debole a mio parere. Troppo debole il danno che fa. Buono l'impatto, ma il range è incredibilmente basso. Guardate, la portata ideale è addirittura 85, cioè la dovete usare a bruciapelo e ha pochi proiettili. Io ve la sconsiglio, sinceramente, come primi pezzi da comprare. Le braccia Melander sono un discreto power-up rispetto a quelle che avete, ma vedete che perdete un sacco di specializzazione fuoco. Io preferisco la precisione, la difesa. Grazie Ares per l'iscrizione e grazie San Giorgio.
La Karasawa non l'ho trovato. Il Karasawa non l'ho trovato, cap. La Moonlight c'è. Design Armored Core. Andiamo in assemblaggio e mettiamogli il Ransetsu. La spada ce la teniamo. I lanciamissili ce li teniamo. E per ora andiamo avanti così. E ora c'è una missione che è la crudeltà. Distruggi l'Armored Core di Collaudo. Come vi dicevo, voi siete dei mercenari. Come tali, dovete guadagnarvi delle posizioni anche in delle squadre consolidate. C'è un tizio che si sta allenando per entrare nella squadra di mercenari di Michigan, quello a cui avete distrutto le unità nella prima missione, che è una squadra abbastanza forte di mercenari. Però sta per entrare questo qua come nuovo mercenario dopo che gliene è morto uno. E allora qual è il modo migliore per sostituirlo? Essere voi ad ammazzarlo. Quindi ora noi andiamo a uccidere un poveraccio che voleva diventare un mercenario per prendere il suo posto. Tra l'altro ve lo chiede la Arquebus di ucciderlo perché la Arquebus è la compagnia rivale e non vuole che appunto la squadra di mercenari si rinforzi con un nuovo membro, no? Però poi ci entrate voi. Parmot non è un gioco difficile. L'unica cosa che bisogna capire in questo gioco è che spesso le build sono molto più importanti della vostra abilità. Nemici che sembrano difficilissimi con i giusti pezzi diventano delle cagate. Se hai un minimo di competenza nel capire come devi ricostruire il tuo mech per superare le boss fight, tutte le boss fight di questo gioco diventano una cazzata. Invece molta gente lo approccia come se fosse un Souls-like, cercando di schivare tutto, cercando di studiare tutti i pattern. Allora, funziona, aiuta, se sei un giocatore bravo con un mech molto mobile, sei in grado di schivare la maggior parte delle cose che ti tirano in faccia i nemici, ma ricordatevi che alle volte andare dritti in faccia ai nemici e tirargli addosso tutti i proiettili che avete è un ottimo modo per finire la missione senza bisogno di stare lì a penare. Vedete? Abbiamo agganciato l'obiettivo, è il momento. È unaware. Povero stronzo. Siamo sotto attacco! Questo non è un mech poco resistente, all'inizio non è che gli facciate chissà quanti danni. Però lo tritate abbastanza facile anche lui. Attenti perché questo è un fucile che spara 3 colpi alla volta se caricate, ma ha il rinculo, quindi state fermi a sparare mentre lo fate. Il mio tra l'altro è un SFC... un FCS che ha un gran tracciamento missilistico, quindi io posso stargli anche lontano e tritarlo a missilate, eh. Ma la spada basterà. Io volevo solo conquistarmi un soprannome. Abbiamo ucciso un poveraccio che non aveva ancora combattuto. Abbiamo finito 6-2-1. Ritorna alla base. La colonna sonora è molto bella, raga. D'altronde, Prom le sanno fare. È molto inquietante, è molto metallica, non nel senso di metal. Logant, perché abbiamo distrutto un Armored Core, è molto fredda. Eh no, Arbiter, lui non era il main character. Era un poveraccio che è morto. Well, 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 supervisore Walter, il tuo mastino si è intromesso troppo nei miei affari, per questo mi sorprende la tua sfrontatezza nel chiamarmi. Vedete che Michigan lo sa che gli abbiamo ucciso della gente, e allora Walter gli dice, gli offre di entrare nel suo team. Walter gli dice, gli umani potenziati di quarta generazione possono essere scostanti, però le sue abilità non sono in discussione. Manderò Volta ai guanti, daranno al tuo mastino un benvenuto come si deve, in pieno stile Red Gun. Questa è una missione in cui siete accompagnati da compagni guidati dall'intelligenza artificiale. Ed è molto interessante perché avete dei compagni guidati dall'IA
Si fanno un po' i cazzacci loro per metà della missione, ma comunque ci sono. E non è l'unica in cui ce li avete. Era destinato ai Red Guns, la squadra di Armored Core interna alla Balam. È la principale forza della Balam e non è composta da dilettanti. Non dimenticare con chi hai a che fare. Quindi ora possiamo entrarci noi nei Red Gun. Nel negozio componenti c'è della roba nuova? Non credo. Teneteli sempre controllati perché non si sa mai che non arrivi qualcosa di nuovo. Ah, questo tronco tra l'altro sarà la vostra manna di salvezza per un sacco di boss. Ragazzi, molte volte in questo gioco fare una build pesante è un gran modo per non crepare come degli stronzi. Costano tanto, per carità, i pezzi pesanti, però usare le Tianqiang più questo tronco, nonostante non vi dia un mech molto mobile, vi dà un mech con tipo 13.000 punti vita, un sacco di difesa, veramente un botto di difesa, e una mobilità discreta che con le giuste armi può permettervi di rompere tutto senza troppissimi problemi. Quindi, insomma, pensateci a farmare soldi se avete delle difficoltà. Vedete, attacca il complesso idroelettrico e distrugge la nave mineraria militarizzata. Questa adesso la vediamo. Ma attacca il complesso idroelettrico è più divertente. Beh, ragno, la build la devi differenziare gradualmente, ma le prime missioni sono molto più facili ed è per questo che hai build più limitate. Già alla fine del capitolo 1 e del capitolo 2 inizi ad avere tanti pezzi con cui giocare, eh. E comunque anche qua, come avete visto, due o tre modifiche cambiano tutto, eh. Apocalypse, se c'hai già la Gatling, prendi la Gatling per la muraglia. Se non hai la Gatling, anche usare il bazooka può essere utile per quella specifica missione. Perché comunque tanto devi stunnarlo quel nemico e lo puoi colpire solo quando sei alle spalle. Quindi usa soltanto le armi quando riesci ad arrivargli alle spalle e usa solo missili e bazooka. Comunque, G13 sull'attenti. Michigan è il miglior personaggio del gioco. Stiamo per fare una bella gita, ragazzo! Michigan parla come un militare americano e insulta costantemente i suoi uomini. Sì, ma no, immaginavo che vendesse bene, ragazzi. Non avevo dubbi. Sì, quando metti i pezzi leggeri il tuo mech va ultra veloce, però attento perché ovviamente non puoi mettere armi pesanti e questa cosa può essere svantaggiosa. Contro il Juggernaut missili verticali sono molto utili, assolutamente sì. E qua abbiamo due compagni. Iguazu e Volta. E li dovete accompagnare in questa allegra missione. E vi parlano durante la missione, non è che stanno lì a... Who gives a shit? Penseremo noi alla missione. Tanto il primo obiettivo l'abbiamo già segnato noi. One target destroyed. Qua dovete rompere tutto, quindi non lasciate nemici. Nella prima fase dovete uccidere tutto quanto. Quindi spaccate quello che dovete spaccare, lanciate i missili che dovete lanciare, uccidete chi dovete uccidere e non vi preoccupate troppo della resistenza dei proiettili perché... Grazie per l'iscrizione, Dracos. Perché non fondate insieme un bel club di cucito e poi usate ago e filo per chiudervi la bocca? Non riesci proprio a stare zitto, eh? E anche tu sei un veterano, mi pare. Vedete che Michigan li prende costantemente per il culo durante le battaglie. Però poi, durante la missione del Wall Climber, vedremo che in realtà Michigan non è uno stronzo. Qui c'è un altro nemico segreto che potreste completamente perdervi. Ed è un altro tetrapode, come vedete. Può essere fastidioso averci a che fare adesso. Tra l'altro c'ha anche sta roba che... C'ha questo stronzo qua... Ecco, mi ha preso con la spadata, porca puttana. C'ha questi due stronzi qua sopra, fastidiosissimi. E vi spara, ovviamente. No! Minchia, l'ho schivato per un po'. Mi schiata grossina qua, eh. No, non si sta stunnando, eh. Caricare. Troppo ricochet. Non ho sfruttato lo stun.
Uno, due missili, via dal cazzo. E ora muore. E ce lo siamo levato. Torniamo ai nostri obiettivi primari. Perché c'è ancora un nemico. Intanto c'è Iguazu che ha deciso di farsi una gita. Ci aspetta ovviamente prima di partire. E poi c'è un altro robot. Tanto mi curo perché non sto messo bene. Che sta qui. Questa missione è particolarmente bella. Non tanto perché siete accompagnati, ma perché poi cambia. E vedrete come cambia questa missione quando farò le run successive. Ma è una delle missioni più interessanti del gioco per certi elementi. Lì c'è l'ultimo target. No, non è l'ultimo. Devo prima spaccare quello e poi c'è l'ultimo target. Abbiamo ancora un bersaglio, ma prima di andarci, qui adesso incontriamo un altro Armored Core. Siamo in 3 contro 1 e quindi è facilissima la cosa. Vedete, i Rubiconiani non si arrenderanno mai. Index Danam si chiama e lui ha un Armored Core. Non ha un robottino normale. Quindi è un avversario molto più pericoloso di quelli che abbiamo incontrato finora. E infatti vedete che combatte in modo molto simile a noi. Però noi siamo in 3 contro 1. Certo. E quindi lui non è esattamente in una gran situazione al momento. Abbiamo stunnato. E ora si prende tutti i danni del mondo. Ha stunnato lui, eh? Non lui mi ha stunnato. Mi ha stunnato gli stronzi che ci sono dietro e continuano a sparare. Ci sono subendo troppi danni in questa missione. Vedete che vi parla mentre gli combattete. Perché vuoi essere una misera pedina? Che onore c'è nel servire le corporazioni che vogliono solo uccidere e saccheggiare? E non è falso. Nel senso, Danam muore come uno stronzo. Dannati sciacalli. Però è uno stronzo che non ha tutti i torti, nel senso, cioè, è vero, siamo noi cattivi. Non è lui. Siamo sicuramente noi cattivi. Gun 13, non sei una ruota di scorta. Ora datevi una mossa e distruggete quella vecchia di. È stata solo fortuna, mercenario. Tutti i bersagli sono stati distrutti. Missione compiuta. La gita è finita. Gun 13, ti sei guadagnato il tuo numero. Che poi non è poi così fortunato, perché il 13 normalmente non è un numero poi così fortunato. Sì, si capisce sempre dove devi andare durante la missione. Gli obiettivi sono molto chiari, diversamente dai vecchi Armored Core. 145.000 big money. Un pezzo nuovo per il Logan. Braccia Mind Alpha. Sono ottime braccia le Mind Alpha, ragazzi. Non so se tra le migliori del gioco, ma sono delle ottime braccia medie. Quindi il fatto di ottenerle è positivo. Un nuovo messaggio. Cioè, è stata solo fortuna, mercenario. Eri il tizio giusto al posto giusto nel momento giusto, nient'altro. I Red Guns saranno i primi a conquistare la muraglia. Tu divertiti a fare lo spettatore dalla tribuna. Iguazu non ci ha preso in simpatia. Negozio componenti. Però sia un buon momento per prendersi un bazookino. Unità posteriore. Questa è meglio di quella che ho. Vado a vendere questo lanciamissili. Ah no, perché ce l'ho equipaggiato. Devo prima di equipaggiarlo. Aspettate, eh. Allora, rimettiamo la Turner. Mettiamo lo Xwang. Qua vuoto. Qua lanciamissili doppio. Come detto, abbiamo le Mind Alpha adesso. Vedete che hanno un'armatura migliore. Hanno meno specializzazione fuoco e lama. Ma tanto ora non userò più la lama. E hanno un sacco di difesa energetica e anti-esplosione, però. E sono delle ottime, ottime braccia. Anche esteticamente molto fighe. Vado a vendere i lanciamissili. Questo lanciamissili. E poi vado a comprare quest'altro lanciamissili che è meglio di quello che ho.
almeno per la missione che devo fare. Dovremmo essere a posto. Qua torniamo a usare la Ludlow. Credo sia vendibile anche senza troppi problemi la Ransetsu. La Ludlow è in generale più performante, ragazzi, soprattutto in questa missione. Distruggi la nave mineraria militarizzata. E ora ci divertiamo, perché questa è una delle missioni più fighe. Non vedi nessun umano per tutto il gioco? No, gli parli e basta, gli umani non li vedi. Ha senso vendere roba che non si usa? Assolutamente sì. Salvo che non sia roba molto diversa da quella che state usando, ragazzi. Tenete le armi diversificate, con vari tipi di danni, tipo danni energetici, danni al plasma, perché ci sono delle missioni con nemici deboli e le armi energetiche, e lì conviene avere quelle. Vedete? Lì vi dicono che c'è una nave mineraria che interrompe il monitoraggio del Coral. La Archebus vuole che la distruggiamo. Questa è una delle missioni più belle di questo gioco, proprio a livello scenico, e anche più complesse. Lo Strider è questa macchina gigante che voi dovete distruggere. È un macchinario enorme che dovete prima far cadere distruggendo una delle sue gambe, e poi lo Strider diventa la mappa del gioco, e dovete salire sullo Strider mezzo distrutto, rompendo tutti i suoi generatori, e alla fine questo occhio che spara laser, che è il suo punto debole. Una volta che l'avete fatto esplodere, la missione è finita. È una missione esteticamente incredibile, e tra l'altro è molto diversa, è molto simile alle missioni contro gli Arms of Port dei vecchi Armored Core, che erano queste fortezze giganti armate, solo che quelli erano gestiti abbastanza male, perché i vecchi Arms of Port erano un po' una cafonata, nel senso, li colpivi un po' ovunque ed esplodevano. Questo invece ha delle parti invulnerabili e va colpito nei punti deboli per morire. Certo, c'era la Mother Wheel, che la dovevi distruggere colpendola nei punti deboli, però era l'unica in Forager che faceva così. Non puoi vendere tutto One Cup, almeno le armi base e i pezzi base li devi tenere. Puoi vendere la maggior parte della roba che hai e puoi ricomprare quando hai bisogno, certo. Alle volte puoi vendere pezzi che non usi per ottenere dei pezzi che ti servono. Attenti qua, perché lo Strider non è facilissimo da raggiungere, perché se andate dritti verso lo Strider e non lo aggirate, trovate i Rubiconiani, quelli del fronte di liberazione di Rubicon, che vi sparano. Ma anche se andate verso lo Strider sono cazzi, perché a un certo punto lo Strider vi vede, e quando vi vede vi spara con un cazzo di laser. E appena lo vedete arrivare, levatevi velocissimo dal cazzo, perché sennò sono peni. Se quello mi beccava, quel laser lì mi beccava, metà dei miei punti vita se ne erano andati a puttana. Metà, eh. Correte verso lo Strider, se entrate nella tempesta di sabbia non vi può più colpire il laser. Siamo al sicuro dal laser, ma ora dobbiamo rompere lo Strider. Gli dobbiamo spaccare una gamba. Dobbiamo spezzare le gambe! Se gli sparate dietro, è corazzato e non gli fate danno. Dovete andargli frontalmente. Quindi fate un bello scatterello. Prendete un pochino di vantaggio, giratevi, miratelo, alzate un po' e iniziate a sparargli cose. A un certo punto andrà giù. E l'abbiamo buttato in giù. Grazie per l'iscrizione, Zoar. Ora lo Strider cade. E quando è caduto, voi finalmente avete gli appigli per salirgli sopra. Ci è andata bene, tra l'altro, vi siamo arrivati in faccia senza grandi problemi. E ora lo vedete cadere e diventa lui la mappa. Questa cosa qua è una figata pazzesca, e nei vecchi Armored Core parla sarebbe stata inconcepibile come cosa. Adesso invece è parte integrante di una missione, cioè ciò che avete distrutto è diventato la mappa, e voi da lì potete salire adesso, perché si è ribaltato lo Strider. Per me questa missione è incredibile e dimostra anche l'evoluzione tecnologica di From Software, ragazzi, perché la vecchia From Software non sarebbe mai riuscita a fare una roba del genere. Attenti, perché non è che lo Strider sia disarmato. Ha, come vedete, un sacco di torrette. Grazie per l'iscrizione, Sbarambuk. Ha, come vedete, un sacco di torrette su di... in giro. Quindi, insomma, fateci attenzione. Tenete anche a mente che il vostro generatore non è infinito, e che quindi sì, potete spaccare le torrette e usare lo Strider come appiglio, però ricaricarvi può essere una buona idea.
Questo cade. Quindi scattate là sopra prima di finire l'energia. Siamo arrivati. Ora possiamo cominciare la scalata vera e propria. Quando avrete un generatore migliore, ovviamente tutta sta parte platform sarà molto più facile. Però, insomma, è figo che voi dobbiate comunque gestire il generatore, ci sia una missione costruita in questo modo. Occhio perché quel bastardo vi spara. Qui conviene andare qua di fianco e sparare al target quando vi siete davanti. Ah, non l'ho distrutto, mi sa. Ok, finalmente andate. Occhio perché, come detto, non è così automatico. Adesso quello vi spara. I laser quando siete sulla nave non fanno tantissimo danno. Oh, ho sbagliato. Ma non posso arrivare. Però posso salire qua sopra. E da lì posso arrivare di sopra. In realtà mi conviene andare in basso adesso perché c'è un target qua sotto, guardate. Esatto. E quindi salirò di qui. Qua c'è il target, come vedete. Però è dall'altro lato, quindi facciamo un giretto di qua e usiamo questa piattaforma semovibile come trigger. E poi spariamoli. E anche questo è andato. E ora posso risalire e andare di là. Sfruttate il movimento ultraveloce, per carità di Dio, perché consuma meno energia di quello che pensate e a livello di mobilità è il modo migliore per andare in giro. Peraltro, la mappa è intelligente, quindi ho le catapulte! Come una catapulta. Uno. Grazie per l'iscrizione, Kirialo! Grazie a tutti quelli che si sono iscritti oggi, ragazzi. Qui ci arrivo col mio generatore. A pelo! Yes. Laser, laser! Ah! Bastardo. Lì c'è quello che vi sta sparando, l'occhio, che poi è anche il vostro obiettivo. Questo l'abbiamo spaccato, ma purtroppo ce n'è un altro qua laterale e avrei dovuto aspettare a uccidere questo. Minchia, mi sta laserando l'anima, sto figlio di puttana. Mi sono mosso veramente male. Questo qua è il mio obiettivo, letteralmente. Appena smette di sparare, il bastardo. Qui ho sbagliato io, però, sono stato proprio stupido. L'abbiamo distrutto. E ora torniamo di sopra. E ora dobbiamo spaccare quell'occhio che ci sta laserando dall'inizio della fottutissima mappa. E che non smetterà a breve, ma siamo abbastanza distanti adesso da essere abbastanza protetti. E ora, dalla distanza, ci eviteremo i laser nel culo, esattamente. Per poi andare a tritare questo stronzo là. Alla Armored Core maniera. E ora capirete perché ho preso quel lanciagranate. Quel lancia. Merda, mi ha proprio preso male, Mi ha ucciso! Ah! Il checkpoint riparte da qua. Cosa cazzo mi ha colpito, però? Mi sembrava di essere stato colpito da un missile. E non ho usato lo kit di riparazione. Qua sono io che ho giocato come un babbo. Ripartite da qua, ragazzi. Non vi preoccupate, non la dovete rifare tutta. Ripartite da qui, quindi non avete grandi problemi. Credo che avrei potuto in realtà distruggerla più dalla distanza. Vedete, se gli state sotto fa fatica a colpirvi. E comunque non è che abbia tutti. Porca troia, ancora mi ha stordito sto bastardo. Basta. Sta andando giù, pian pianino, ma sta andando giù. L'abbiamo finalmente esploso. Come vedete era facilissimo, ma sono stato un coglione perché mi sono fatto spunnare non una ma due volte. E ora lo Strider inizia a scoppiare. E lo state vedendo che sta iniziando a scoppiare. Scappate, perché tanto l'obiettivo vi dirà di andare di là. Confermo, bersaglio distrutto. Cool guys, don't look at explosions. Muoviti 621, devi allontanarti dallo Strider. Lo faccio ripetere. Là c'è il mio obiettivo. Ma io l'esplosione me la voglio godere. Quindi ora l'ammiriamo in tutto il suo splendore. I checkpoint sono abbastanza permissivi, dipende dalla missione, Marco. Come vedete molti... Guardate che meraviglia.
mega struttura che esplode come se fosse una nucleare. Boom! Questa scena è straordinariamente epica. È anche una delle pochissime che fa abbassare il frame rate del gioco. Però è incredibile da vedere. E sempre tornando ai balzi da gigante che hanno fatto a livello tecnico. 223k. I nostri soldini ce li siamo fatti. Lo strider l'abbiamo pulito. Sono morto un po' come un coglione. Ma ci stava, è un pregianza d'ice. Se non muoio almeno una volta. Non è un vero pregianza d'ice. Sei il supervisore, presumo, del mercenario indipendente Raven. Walter sta parlando con altra gente. V2 Snail. Se ho ben capito, vuoi partecipare all'operazione Wall Climber e ora ci divertiamo. Ora arriva la prima missione difficile del gioco, soprattutto adesso che siete deboli. Ho sentito che impiegherei di nuovo V1. Può essere dura poter contare su un unico pilota in gamba. Per caso stai suggerendo che il tuo mastino potrebbe prendere il posto di Freud? Devi solo darci un'occasione, vedrai. Molto bene, allora impiegheremo anche V4. Vediamo come se la cavano. Ora abbiamo l'Operation Wall Climber. Notification. One new message. Raven, il tuo lavoro sullo Strider merita un riconoscimento. Sono entusiasta di averti inviato la richiesta. Grazie Zuliedu per l'iscrizione. Permettimi di presentarmi. Sono l'intermediario del gruppo Archebus per le relazioni con i mercenari. V8 Pater, al tuo servizio. So già che sarà un piacere intrattenere rapporti d'affari con te. Molto da CEO ti parla. Abbiamo l'emblema, nuovi dati per l'allenamento, nuovi componenti da acquistare. E ragazzi, ora finalmente iniziano le cose belle. Perché questo fucile qua, voi ora siete in deficit energetico, non lo potete comprare. La prima cosa che dovete comprare è un generatore che vi permette di utilizzarlo, o comunque dovete utilizzare delle armi che vi permettono di utilizzarlo. Ma quando avrete un generatore in grado di usare quel cazzo di fucile laser, prendetelo perché è una delle migliori fottute armi del gioco. Questo fucile al plasma è favoloso. Quindi compratelo subito se avete i soldi per farlo. Il fucile a pompa è buono, ma non è eccezionale. L'altro fucile laser, insomma, non è niente di che. Qua c'è un altro fucile laser, ora avete anche un lanciamissili verticale che spara più missili. Lanciamissili verticali in questa specifica missione sono molto molto utili, quindi ne comprerò uno. E poi per il resto posso rimanere così, io direi. Come reattori siamo a posto e dovrei ottenere... Comunque adesso vado a assemblare il mech. Grazie per l'iscrizione, Guitar Gamer. E metto questo fucile al plasma. Questo fucile al plasma è una delle migliori armi iniziali che abbiate a disposizione. Non solo fa un male cane ed è straordinariamente utile per il boss che verrà dopo di questo, ma lo potete caricare e spara come una sorta di pompa al plasma che elimina tutte le barriere energetiche. Fa tantissimo danno ed è una delle migliori armi che potete prendere a inizio gioco. Qua sono in deficit energetico se uso questi lanciamissili. Non lo sono più se vado così. Resto in deficit energetico così, resto in deficit energetico così. Sono indeciso, credo che mi terrò i miei missili così a questo punto. Mi spiace perché il lanciamissili verticale è utile nell'operazione Wall Climber, però una certa. Oddio, però ho fatto la cazzata. Mi conviene tenere la spada. Andare a vendere nel negozio componenti il laser, tanto lo posso ricomprare allo stesso prezzo. Oppure ho sbagliato. Unità braccio destro. Lo compro per il braccio destro. Ah, vado in deficit energetico con la spada. Porca troia, ma... E se mi compro anche il suo generatore? Missione energetica è ancora più bassa. Visto. Merda.
Fatemi dare un'occhiata, perché io voglio assolutamente usare quel cannone laser in questa missione. E voglio assolutamente usare anche la spada laser. Però vado subito in deficit energetico sulla spada laser. Però di un pelo vado in deficit energetico. Possibile che non ci sia niente? Ah, se metto il petto vecchio, ho il carico energetico giusto. Quindi sono a posto. Cambio il petto, rimetto un petto che non è il Melander. E ora sono a posto. Perfetto, la mia build è fatta per la prossima missione. Prima però, addestramento. Assemblaggio Armored Core. Questo addestramento vi darà delle armi utili, ovviamente. E in più, oltre a darvi delle armi utili, vi fa provare il gusto di un mech leggero, che sono tra i miei mech preferiti perché sono incredibilmente rapidi. È un mech leggero per modo di dire, nel senso che questo mech leggero vi fa vedere innanzitutto che questi due mitragliatori, uniti in combinazione, se sparano contemporaneamente, hanno un fuoco pressoché costante, perché qua mentre uno si ricarica l'altro spara e mentre uno spara l'altro si ricarica. Tra l'altro notate con che velocità questo mech può spostarsi. Però è un mech leggero non ultra veloce, perché una delle armi che ha alle spalle è estremamente pesante. Propulsori e mobilità. Questa la spacchiamo. Siamo ultra veloci. Ci sono nemici che non temiamo. Vedete che un mech leggero è incredibilmente rapido e agile. Questa è tra l'altro una composizione del mech che potete comprare e che vedrete utilizzata a breve da un'altra unità. Esplodi. Vedete che però c'è il rinculo e quindi non potete abusarne troppo. Contro quelli con lo scudo dovete girarli attorno. Però potete schivare dopo il rinculo, quindi insomma non è una roba così terribile. Come vedete è un mech dalla media distanza alla fine, perché ha due mitragliatori che si ricaricano a vicenda. Assemblaggio Armored Core e strategia. Vai, io sparo. Bam! E gli giro dietro per evitare lo scudo. Ops, è passato un po' troppo in là. Lo scudo gliel'abbiamo segato. E ora l'abbiamo trovato. Fine dell'addestramento, vi danno il suo reattore, se non ricordo male. È uno dei migliori reattori del gioco, tra l'altro. È un reattore molto veloce a livello di movimento. A Lula. E l'Abbot, che è un altro SCF. Ah, ecco, questo vi dà il generatore buono. Porca puttana. Assemblaggio, meno male che l'ho fatta. Questo generatore ha molta più capacità energetica. Pesa di più, ma non me ne frega un cazzo, sinceramente. E adesso sì che posso usare quello che voglio. Assistenza a corto raggio non me ne faccio una minchia. Il propulsore invece lo metto perché questo propulsore è meglio dell'altro. Ha un minore tempo di ricarica e una propulsione laterale migliore, più veloce. Adesso posso anche rimettere il petto Melander perché non ho più problemi energetici. E posso mettere anche i lanciamissili buoni. Quindi questo ce l'ho già. E quello verticale. Che cazzo. Adesso sì. Ora il mio mech, tra l'altro, avrà un diverso colore dei reattori. Alula. Ah, potrebbe essere Distant Thunder, effettivamente, assolutamente sì. Se vai in deficit energetico, Gretto Taku, cosa succede? Succede che il tuo mech non può entrare nella missione, quindi non andate in deficit. Ci farai un waifu bot, non sono abbastanza bravo da disegnare le waifu sul mech, ragazzi. Comunque ora abbiamo una bella combinazione. Potrei anche decidere di non usare la spada nell'arma sinistra, in realtà. Potrei anche metterci un bazooka o qualcos'altro. Però mi terrò la spada perché è un'ottima arma a livello di danno per l'operazione Wall Climber. Quindi missioni. Ah no, scusatemi. Missioni c'è anche un altro addestramento. Fateli tutti perché vi danno, come detto, vari pezzi. Armored Core aggiuntura invertita sono i miei preferiti nel gioco. Le gambe aggiuntura invertita, ragazzi, non sono necessariamente quelle più leggere del gioco. Queste sono gambe, ad esempio, medio pesanti, ma guardate i balzi che fate mentre schivate con queste gambe qua. È fantastica la mobilità che vi danno queste gambe. Fate dei balzi incredibili e, tra l'altro, avete anche normalmente una buona elevazione. Questo, tra l'altro, è un mech che monta allegramente un lanciagranate e monta sia un fucile lineare che un fucile laser, che normalmente è un'ottima cosa. Tipi di armi: se io carico il lineare, stunno il nemico. Se io carico il laser, non fa molto stun, ma normalmente fa tantissimo danno.
La combinazione di queste due armi è normalmente piuttosto efficiente. Attenti perché abusare delle armi energetiche può surriscaldare il vostro mech. Tra l'altro notate il cazzo di range di quel lanciagranate. Potete usarle anche normalmente, eh? Non siete costretti a caricare sempre il fuoco. Soprattutto con nemici deboli. Sparare a raffica non è un problema. Rimbalzo. Qua è quello che dicevamo prima. Certi mech fanno rimbalzare le armi con cui gli sparate. Ma non è un problema dei lanciagranate. Quindi da una certa distanza li stunnate senza grandissime difficoltà. Notate che quel lanciagranate fortissimo che abbiamo usato finora ha una seria lentezza nella ricarica. Perché sì, è super potente, ma appunto ha delle... questa superpotenza si ricarica molto lentamente. Questa è una combinazione di parti che apprezzo molto. Media, funzionale, molto mobile, comunque buon peso trasportato, armi pesanti, poco rinculo. Pistola laser, ce l'ha regalata, nel caso la vogliamo. Ora andiamo finalmente a fare l'operazione Wall Climber. Questa è la prima missione, come detto, difficilotta del gioco. Non è realmente difficile, però c'è il primo boss un po' impegnativo. E col fatto che non potete ancora potenziarvi, il vostro mech è piuttosto limitato, grazie a Rikipeve per l'iscrizione, dovete stare ancora fermini. Cioè, fate fatica. Dovete prima attaccare questa muraglia super corazzata, che è piena di torrette, è piena di cannoni, e ora vi farò vedere qual è la route conveniente per arrivarci dietro. È un privilegio assaltare la muraglia, perché è un avamposto commerciale fortificato di importanza primaria, che è controllato dal fronte di liberazione di Rubico, nella loro fortezza. Se superi questo, le megacorporazioni, non dico hanno vinto, ma finalmente hanno il controllo di buona parte di Rubicon. La muraglia ancora non erano riusciti a superarla. Voi siete letteralmente quelli che fottono il fronte di liberazione di Rubicon. In cima troverai una piattaforma di artiglieria pesante chiamata il Juggernaut. Si unirà a te nella missione V4, Rusty, uno dei migliori piloti della Arquebus. Anche la Balam ha messo gli occhi sulla muraglia, ma non ce la farà. Ce la faremo noi della Arquebus, che siamo più bravi. Effettivamente hanno ragione, ora vedrete perché. No, One and Fra, qui non c'è il programma Human Plus. Se muori ripetutamente, muori solo ripetutamente. Sei già Human Plus tu, tecnicamente. Quindi non hai bisogno di quel programma. Il tuo obiettivo è espugnare la fortezza del fronte di liberazione. La muraglia. Dimostragli che vali tutti i crediti che hanno dovuto sborsare. 621. Ragazzi, il Balteus, che c'è dopo, è molto più facile di quello che sembra. Basta colpirlo con armi energetiche. È molto debole le armi energetiche. Questa è la muraglia, ragazzi. E come potete immaginare, non è una fortezza facile da assaltare. È piena di torrette ed è piena di nemici molto pericolosi. Quindi qual è il modo migliore, normalmente, per non farsi inchiappettare? Girare attorno. Certo che se mi arrivano qua i colpi di artiglieria è una bella inculata, eh. Purtroppo questi bastardi arrivano fin da lì. Però ci possiamo tornare dopo. Non ci preoccupano tantissimo adesso. Purtroppo, come vedete, l'artiglieria è infame e quella invece ve la perdete in culo. Che lo vogliate o meno. Ma possiamo sistemare anche lei. Merda, cosa mi ha colpito qua? Oddio, cosa cazzo mi ha colpito? Mi hanno stordito. Vabbè, la rifacciamo perché era partita male. La rifacciamo da capo perché era partita malissimo. Stavo usando la spada laser e non stavo utilizzando le cose giuste. E adesso la rifacciamo, tranquilloni. Ah, ho preso veramente schiaffi. Allora, attenti a quelle cazzo di granate, perché purtroppo vi inculano, come potete ben vedere. E continuano ad arrivare, eh. Quindi, insomma, prima vi levate dal cazzo e meglio è. Tenete d'occhio la vostra energia, perché se non avete più energia non potete più schivare. Lasciate perdere questo muro. Madonna, mi ha preso ancora una volta. Usate il vostro fucile energetico, perché distrugge tutto con un colpo. Levatevi dal cazzo questi nemici il prima possibile. Usate al solito le strutture per proteggervi.
e arrivate il prima possibile alla muraglia, perché appena salite sulla muraglia la missione è praticamente fatta, perché adesso questi cosi non possono più spararvi e li potete distruggere uno a uno, ed erano loro che vi tiravano le granate, quindi levati dal cazzo loro non avete più problemi. Lì c'è un bersaglio, ma prima del bersaglio uccidete questo, poi uccidete quello, poi andate dall'altro muro, distruggete anche questo cannone e tutti i soldi in più, questo cannone e poi questo cannone. Quel fucile è incredibilmente potente, questa è la miglior arma del capitolo 1, ragazzi. Questo fucile energetico è la cosa migliore che possiate prendere nel primo capitolo. Quindi prendetela, veramente, è un consiglio amichevole che vi sto dando. Poi qui c'è uno dei vostri target, è un altro tetrapode. Sparategli i missili come dovete, caricate un bel colpetto e poi tritatelo sempre a missilate e spadate. E poi col laser rompetegli il culo, perché questo è quello che dovete fare, perché questo fucile laser è molto forte. Oddio, mi ha stunnato un'altra volta. Oh mamma mia, oh, questo mech è veramente troppo facile da spugnare. Muori, muori, e vaffanculo. Teso. Ora ci sono degli altri stronzi qua in giro, ma sono insignificanti rispetto a quello che abbiamo, avete appena ucciso. Come detto, questo fucile è incredibilmente potente, ma ora voglio girare un po' questa mappa perché ci sono delle robe nascoste che dovete prendere e che ho perso prima. Là, ad esempio, ci sono i resti di un tizio che in realtà conoscete. Devo solo trovarli, eh. Dove erano i resti di coso? Qua? Eccoli lì. Guardate. Le ultime parole di G4. Volta, quello che stava assieme ai Guazzu e che ha fatto la missione con voi prima, è morto. È morto male. È proprio morto mentre cercava di scalare la montagna. Ci sono qua le sue ultime parole. Registrazione video estratta da un relitto. Un messaggio incompleto inviato da un membro dei Red Guns a un compagno di fazione poco prima di morire. Iguazu, dammi retta, devi dare a Michigan una possibilità. Non è come i colletti bianchi del quartier generale. Senti, lo so che è un idiota, ma ci sta proteggendo, capisci? È come se avessimo una specie di famiglia qui. Senti, se c'è qualcuno che ha bisogno di una lezione, sono quei bastardi che ci hanno spedito in una missione suicida. Hai scelto il giorno giusto per sparire, vorrei aver, ed è morto. Lui voleva bene a Michigan, lo considerava una sorta di padre, e le sue parole dimostrano che Michigan in realtà non è poi così tanto un bastardo, protegge i suoi mercenari e gli salva anche la vita se possibile. Tu da dove cazzo sei arrivato? Ah no, perché comunque le granate vi arrivano in faccia da là, certo, potete eliminare quello. E ora abbiamo altri due bersagli da distruggere, che sono lì davanti. No, nelle missioni prima non c'è quasi niente di segreto da trovare. Vedete quanto cazzo è forte sto cannone? Abbiamo due target da distruggere, sempre dovendo stare attenti purtroppo ai proiettili in alto. Artiglieria distrutta. Possiamo salire qua sopra e rompere altre cose. Con tutti i soldi in più, stando attenti ovviamente alle granate. E ora andiamo all'obiettivo vero e proprio. Ah, lassù ce n'erano degli altri acque che non ho spaccato. Coglione io, perché sono soldi gratis, perché da qua non vi possono più sparare. Quindi ora salirò quassù e andrò a romperli. Come detto ragazzi, ora fare le missioni entro poco tempo vi dà dei punteggi più alti, ma le prime volte che le fate non potete ottenere punteggi. Quindi puntate a distruggere più roba possibile per ottenere più soldi possibile. Ottenendo più soldi possibile comprate più pezzi e siete più forti. Ovviamente meno soldi sprecate e meglio è, quindi se potete distruggere quella roba a spadate è meglio. Esatto, Iguazu si è levato dal cazzo prima della missione suicida. Ma non... ritornerà Iguazu, perché non è morto? Tra l'altro notate che artiglieria distrutta ti dà 4K, non è che sono pochi. Cioè conta tanto l'artiglieria quando la spaccate, non è come i robottini che avete spaccato finora. E ora avete il vostro obiettivo e potete andare finalmente sulla muraglia. Il peggio è passato. Non è vero. Il peggio arriva adesso. Però tanto ora ci saranno i rifornimenti, quindi non avete problemi.
Ragazzi, io sono molto rapido, però dovete anche sapere che, capire che so tutte le strategie, conosco le missioni a memoria, do assemblare, quindi l'avanzamento nella campagna per me sarà molto più veloce del normale. Questa, tra l'altro, non è una run pensata per... Certo, è una run in cui io ovviamente farò i miei commenti, spiegherò le cose, parlerò anche della narrativa... Ma dovete tenere a mente che, vedete, la Balam non è riuscita a superare la muraglia, non contare su Rusty per superare la missione. Ma dicevo, Rusty vi parlerà adesso, ma vi dicevo, questa è una run che serve, come quando avevo fatto il Presenza Dice di Sekiro, per farvi capire come finire facilmente il gioco. Cioè, il mio obiettivo è insegnarvi le meccaniche del gioco e farvi capire come finirlo facilmente. Credo che ci abbia già parlato Rusty, mi sono perso via. Questo cannone a laser è incredibile e non ha moltissime munizioni come vedete, ma come vedete è una delle migliori armi che potete avere in questo momento, in assoluto. Siamo passati. Sblocca qualcosa a trovare questi dati? Sì, vi danno dei pezzi extra. Vi danno un logant, aumenta il logant e superate un certo livello di logant ottenete dei pezzi segreti, che spesso sono anche molto forti, eh. Quindi sì, cercate di trovarli quei dati quando potete. Esplorate le mappe quando potete. Senza esagerare, però spesso hanno roba nascosta in giro. E ora c'è il boss, il Juggernaut, che metterà molti in difficoltà. In realtà, se conosci la strategia per potterlo, il Juggernaut è meno problematico di quello che sembra. Ho inviato un drone di rifornimento. Qua è la prima volta che avete un rifornimento, perché è la prima volta che avete una missione complessa, cioè lunga, più che complessa. Arriva questo bello scatolone che vi ridà tutti i punti vita, tutte le cure e tutte le munizioni. E ora voi siete a cavallo con una scena che peraltro avete già visto, che ora vedremo, che era nel trailer. Perché ora è il momento di conquistare la muraglia e la conquistiamo insieme al caro vecchio Rusty, che ha un mech molto veloce. No, è molto meno spoglio Yodzerg di Elden Ring, solo che ha meno impatto... Perché è futuristico e ovviamente colpisce meno di un mondo fantasy, di un mondo futuristico. Il motore si è evoluto, i dettagli sono maggiori. Questo è Rusty, ha un mech fighissimo, peraltro ultra veloce. Rusty resta con voi finché il boss ha il 40% dei punti vita e vi aiuta e combatte assieme a voi fino a quel momento. Quando arriva al 40% dei punti vita, a Rusty lo chiamano perché c'è un attacco da un altro lato, delle forze di Rubicon, attenti perché questo vi carica, e a quel punto siete da soli e sono cazzacci vostri. Questo, se lo colpite dietro, lo rompete subito e gli fate un botto di danno. Tra l'altro la cosa bella è che gli potete anche stare dietro. Vedete che gli ho già tritato un terzo dei punti vita. Se gli state dietro al culo, non vi può fare praticamente niente. E Rusty, tra l'altro, lo ara. Non gli sparate mentre siete frontali, perché se no non gli fate veramente una minchia. Dietro gli fate tanti danni, davanti non gli fate quasi un cazzo. Lateralmente anche lo danneggiate. Ora... c'è la parte rompicazzo. Lui quando scatta lascia le mine. E se lascia le mine sono cazzacci vostri, perché quelle mine quando vi toccano vi tolgono 2000 punti vita. Da davanti spara comunque, non è che è simpatico, ve lo dico. Però se voi riuscite a mantenere un po' di elevazione e sparargli dietro, ho sbagliato, devo sparargli i missili invece di questa merda, e avete un mech abbastanza mobile, le sue granate difficilmente vi colpiscono. Quindi mantenete l'elevazione, sparate missili, colpitelo alle spalle e poi approfittate del suo stun per rompergli il culo non appena è fermo. Usate quest'arma energetica. Ah, come vedete, vi può tritare anche in retromarcia perché è simpatico così. State sempre attenti alle sue mine, controllate tutte le volte le traiettorie di scatto, perché ogni volta che scatta le lascia giù e vedete che le molla, e le mine vi faranno più male di qualunque cosa possa tirarvi in faccia a lui. Ho sbagliato perché sono abituato ad avere due armi e non uso quasi mai le spade. Lo abbiamo quasi tritato, eh? È quasi morto. È morto. Facilissimo. Facilissimo. C'è gente che a sto boss è morta 15 volte. Perché sembra difficilissimo. In realtà, ragazzi, devi solo capire che è vulnerabile solo dall'alto e dalle spalle. È ultra facile, ma devi sapere la strategia e devi avere una build funzionale. Con una buona arma che gli fa dei buoni danni, perché non è molto resistente all'energia. Missili verticali e diretti che lo colpiscono alle spalle e lo stordiscono molto velocemente. E una spada laser che gli fa danno quando è fermo. Questo boss è una puttanata.
Perché purtroppo ti fotte, perché un sacco di gente gli spara da davanti, aspetta che lo carichi. In realtà è facilissimo, ragazzi. È facilissimo. Un po' ti odio, mi dice Ragno Paffuto. Ragazzi, vedete la differenza? A che try l'hai fatto la prima volta? Terza try. Non è difficile, ragazzi. Non è difficile. È molto più facile questo gioco, grazie a Drake Rat per l'iscrizione, di quanto sembri. Dovete solo capire la strategia, dovete solo buildare il mech, dovete solo usare l'arma giusta al momento giusto. Non è così difficile. È il gioco più facile di From degli ultimi 15 anni, credo. Dovete solo capire come funziona. Secondo me è molto più facile di Souls-like Armored Core. Molto, molto più facile. Rassi ci dice, ora siamo compagni d'armi, credo di doverti dire qualcosa. Durante l'operazione Wall Climber, l'Archebus voleva sacrificarsi. Ci hanno mandato lì perché noi dovevamo essere il sacrificio. Dovevamo essere quelli che spianavano la strada ai Vespers, che poi sarebbero entrati. E invece noi abbiamo vinto. Noi abbiamo conquistato la muraglia e quindi i piani alti ora si ricorderanno di noi, perché dovevamo morire e invece siamo ancora vivi. E Rassi ci dice, i piani alti si ricorderanno di te e anche io. Nuovi dati aggiunti all'addestramento, nuovi componenti da comprare. Abbiamo un botto di soldi, perché quella missione ci ha dato un botto di soldi, e ora vi dico una roba che dovete comprare assolutamente per la prossima missione. Vedete questa pistola a impulsi? Fa schifo al cazzo, compratela. Lo so che sembra nonsense detta così, ok? Sembra nonsense che io dica fa schifo al cazzo, compratela. Però comprate la pistola a impulsi per la sinistra. Anche la lama laser VVVC210.000 è la miglior arma laser, la miglior spada laser del gioco per il danno. Quindi se usate le armi laser può aver senso. Altra cosa che dovete comprare, questo generatore, ragazzi, è molto pesante, ma è il migliore del gioco all'inizio. Guardate i suoi dati, ha tantissima capacità energetica. Comunque un buon ripristino flusso di ricarica energia e ha dei parametri molto alti delle armi energetiche e un'emissione energetica mostruosa. Con questo generatore potete equipaggiare quasi tutto quel cazzo che volete. Io l'ho usato per 2/3 del gioco. È vero, è pesante, ma sbattetevene il cazzo e compratelo lo stesso perché vi serve. Lo volete, quel bastardo. Volete questo generatore. Sì, sono fuori dal carico. Ho bisogno di alleggerirmi. Per alleggerirmi è il caso di cambiare il lanciamissili. Ci sono di un pelo, Beh, posso in realtà fare le prossime missioni così. Ah no, in realtà posso prendere semplicemente delle componenti. Tecnicamente dovrei avere le componenti leggere adesso. Esattamente, ho le Nactrier. E quindi potrei comprare il torso Nactrier o anche le braccia Nactrier. Devo vendere un po' di roba. Scusatemi, ragazzi. Vendo un pochino di cosine. Vendo il fucile lineare che non me ne fa. Anzi, vendo la pistola laser che non me ne faccio un cazzo. Vendo il lanciamissili doppio qua. Cosa posso vendere di buono? Vendo questo propulsore che ora non mi conviene. Questo SFC mi conviene. Questo generatore lo posso vendere. E ora vado a comprare dei pezzi un po' più leggeri. Il busto Nactrier ha meno difesa del vostro, però è molto leggero. Come vedete vi aumenta tantissimo la vita. E va bene, nel senso, avete un po' di difesa in meno, ma non ve ne frega particolarmente un cazzo. Assemblatelo, mettetevi il Nactrier adesso. Almeno ho il carico attuale, un carico attuale decente. Dovrei poter comprare anche delle gambe, in realtà, che mi permettono di portare più peso. Il problema è che le migliori, che sono quelle pesanti, costano troppo. Se vendo il Nactrier ci arrivo, no. Queste costano 350.000. Le Tianqiang costano addirittura 350.000. Queste potrebbero starci, ragazzi, perché se vedete, la vostra velocità con le Tianqiang non si abbassa così tanto. Quindi anche se sono gambe pesanti, non sono così terribili. Le Casuar purtroppo trasportano poco peso. Hanno poco limite di carico e quindi si arreste super in sovraccarico con queste. Le Nactrier sono velocissime, ma appunto anche queste hanno un carico di merda, quindi lasciate perdere. Se volete andare sul sicuro, potete prendere le VP,
che hanno un carico leggermente maggiore di quello che avete. Sono anche delle belle gambe esteticamente. Oppure andate sul pesante diretto e prendete le Tianqiang, vaffanculo. Tianqiang All Life, vi sale tantissimo tutto quanto. E avete tanto di carico energetico, avete tanto di tutto quanto. Siete felici, siete potenti. Però ora come ora potete anche giocarvela così. Come assemblaggio dovremmo essere abbastanza a posto. La pistola a impulsi va bene, ma voglio anche un mitragliatore nella... però non ho più un cazzo. No, farò qualche missione per avere un po' di soldi. Missioni. Arsenale Bowser è già qua. Recupera i registri di combattimento, ci sta. Però prima facciamo le missioni di addestramento. Tetrapodi, che gira da altre parti, e vi insegna cosa succede quando prendete i quadrupedi. Adesso vi farò vedere perché prendo quella pistola, perché se fa cagare. Perché quella pistola fa cagare, ma è estremamente forte contro il prossimo boss che trovate. Zoar, come sempre, il motivo per cui c'è della roba che ammazza tutti quanti è che non è capita, non viene capita. Strategicamente non è, molta gente non sa giocare a... vedete cosa di figo un mech tetrapode, ragazzi? Vedete perché è bello un tetrapode? Un tetrapode può fluttuare e consuma pochissima energia quando fluttua. Quindi sono mech che colpiscono dall'alto e non hanno problemi di elevazione. Quel mech che ho ucciso sicuramente non è un boss che ha bloccato chissà quanta gente. Almeno spero di no, perché è veramente uno dei boss più facili del gioco, il Juggernaut, ragazzi. Quindi spero che non sia quello che ha bloccato la gente. Vedete che non soffre, appunto, non soffre la neanche il rinculo. E ha tantissimi punti vita. I mech tetrapodi non sono veloci, ma sono estremamente comodi per la loro capacità di combattere in aria e per il fatto di essere comunque estremamente flessibili. Carichiamo. Lancia granate. E con un mech tetrapode combattete così. Fluttuate finché l'energia non vi scade, e non vi scade quasi mai. E poi a un certo punto, patapum, arma pesante ed esplodete la gente. Poi riatterrate e si va avanti. Contro in sospensione. Vogliamo i nostri nemici fritti? Badaboom! E li abbiamo esplosi tutti e quattro. Potete schivare anche molto bene in aria, però ovviamente questa cosa consuma energia. Fluttuare e basta, funziona, eh? Non è che dovete per forza schivare. Esplosi. Programma completato. L'elicottero sta uccidendo un sacco di gente, ma perché un sacco di gente non ci arriva. Gouchen, lancia granate, ottenuto. E quindi abbiamo anche un'arma di potenza, volendo. Non so se la posso mettere già a destra. Sì, però ovviamente mi costa, perché ho sono sovraccarico come carico di peso. E non ho i soldi adesso per comprarmi le gambe, quelle che mi tengono su. Posso ricambiare il petto? Sì. No, sono sovraccarico, se uso il Melander mi tengo questo per il momento. Mi va bene così, sono un po' ingobbito, ma va bene lo stesso, ragazzi. Negozio componenti, no. Missioni, facciamo anche l'altra missione di addestramento. Adesso c'è, sono i miei, uno dei miei armored core preferiti, il cingolato. Il cingolato è la vostra opzione easy. Con un cingolato normalmente siete corazzati come delle merde e siete ultra pesanti, ma vedete che vi muovete molto velocemente a terra? E guardate le armi che usa un cingolato. Gatling! Anche i cingolati, ragazzi, sono immuni al rinculo delle armi pesanti. Grazie per l'iscrizione da The Goblin. Sono molto veloci a terra, ma molto poco mobili in aria. Però hanno una potenza di fuoco incredibile e possono slittare. Quindi voi vi utilizzate la vostra potenza di fuoco senza senso e tritate tutta la roba corazzata alla velocità della luce, perché tanto poca roba può distruggervi a livello di peso. E tu non ci sei più. E fate così, contro molti boss che magari non hanno elevazione, semplicemente gli andate addosso e li tritate alla maniera dei re. Bam! Déjà vu! Riding on the street! Scattano anche i mech, però. Non sono bellissimi, dipende, Luca Dancer. C'è chi apprezza i tank. Io apprezzo i tank. Lancia missili verticali, regalo. Nuovi tipi di allenamento aggiunti all'allenamento. In realtà dovrebbe esserci solo l'ultimo.
Esatto, certificazione avanzata mercenari. Dovete semplicemente vincere la battaglia con il mech che avete. Armored Core Car. Assemblaggi adattivi. Ovviamente questa è la nostra build, quindi usiamola nel migliore dei modi possibili. Bam bam. Cercando di non morire come degli stronzi. Spariamo quello che dobbiamo sparare. Sbagliato ancora il tasto. Mi sono disabituato a usare le armi corpo a corpo. Boom! Fuori dal cazzo. E ora c'è un altro Armored Core che spara, bastardo. Ma non mi preoccupa. Quanto cazzo l'ho mancato male? Quest'arma energetica lo prenderà. Certo. Ah, tra l'altro, anche cambiare FCS può essermi conveniente al momento, a breve. Ho sbagliato proprio tanto, eh. Questo fucile è favoloso. Ed è un'arma meravigliosa contro tutti. Schivata dal petto qua. Non si lancia missili da vicino, sono proprio uno schifo, eh. Vanno utilizzati da lunga distanza perché sennò proprio non tracciano tanto. Vanno proprio utilizzati da lontano questi, sennò non servono a niente. Da lontano hanno un'utilità, da vicino non servono assolutamente a niente. E abbiamo finito il test. No, c'è ancora. Ah no, c'è anche un armor report da uccidere. Allora, lo missiliamo. Non è un armored core arduo. Tra l'altro questo non si cura, quindi non avrete grandi problemi ad eliminarlo. Ci sono alcuni armored core nel gioco che si curano tutte e tre le volte, ragazzi. Quindi, insomma, io non ho un grande SCF. Come vedete, la mira è imprecisa, come vi avevo spiegato mentre vi spiegavo l'assemblaggio. Il mio SCF fa cagare e in generale la mira fissa è imprecisa di suo. Preso. Ah, questi da vicino non servono a niente. Devo cambiare i missili, devo rimettere assolutamente quelli verticali, sono meglio di questi. E l'abbiamo steso. Dovremmo avercela fatta. Ho un mech molto mobile, come notate, eh. Non so se notate quanto scatta. Caricherò la run su YouTube? Sì, Marco. Pian piano, lentamente, andando avanti. Grazie Rick per l'iscrizione. Balteus mi ha preso a calci. Se ci arriviamo stasera vi faccio vedere come si batte facile. Il fucile che sto usando è un ottimo modo per batterlo. Abbiamo completato tutto l'addestramento. Wallmind si attende delle prestazioni eccellenti. Hai completato l'intero programma di addestramento. Advanced Mercenary! Non me le fa ancora comprare purtroppo le Gatling. È una cosa che mi intristisce molto, ma è così. Mitragliatrice Ludlow è una buona soluzione. Anche lanciamissili al plasma, però ho bisogno di soldi e devo guadagnarli. Ah, questo te lo regala giustamente il Buerzel. Il Buerzel non è male con certe composizioni. Come SCF, l'unico che posso acquistare è questo, vero? Questo è fantastico dal medio raggio. È uno di quelli che uso di più perché dal medio raggio è uno dei migliori. E io combatto tantissimo dal medio raggio. Però adesso non ho i soldi per comprarlo. Andiamo a fare qualche altra missione, ragazzi. Recupera i registri di combattimento. Questa è una missione particolare perché dovete correre. Dovete prendere più registri di combattimento possibile nella mappa. E in più c'è anche un Armored Core che a un certo punto vi viene a rompere i coglioni. Trovarli tutti non è facile, sono sparsi in modo abbastanza bastardo. Recupera almeno 5 registri per finirle. In realtà sono 7 in totale, se non erro. Ormai ti sarai ambientato qui su Rubicon. È ora di prendersi una pausa dalle sparatorie senza quartiere. Che in realtà anche qua ci sono sparatorie senza quartiere. Senza quartiere. No, ce ne sono più di 5 Apocalypse. Io ne trovo sempre 6, mi manca sempre il settimo, ma sono 7. Se non addirittura 8. Vedete, il primo è qua sotto, subito. Prima cosa da fare è uccidere sti babbi. Tu muori. Ce n'è uno lì sul tetto, ce n'è uno lì di sotto. Quindi, prima prendiamo tu. Dai,
Dati testuali estratti da un relitto. Il pozzo che abbiamo trovato a Gallia si esaurirà prima del previsto. Non possiamo più estrarre le stesse quantità di coral. E quel poco che riusciamo a recuperare ci viene sottratto dalle corporation. Sanno che ne abbiamo bisogno per allevare i vermi commestibili. Quanti altri bambini dovremo stare a guardare mentre muoiono da fame? Qui ce n'è un altro. Il registro indica che l'SCF del mezzo stava operando a capacità massima, senza comunque riuscire a tracciare il nemico. Il mezzo è stato totalmente sopraffatto. Questo l'ha ucciso Rusty. L'esito dello scontro era scontato. Qua bisogna capire, dovete andare dove ci sono le fiammelle, tipo. Le fiammelle indicano normalmente la presenza di un relitto. Ce ne dovrebbe essere uno subito qua sotto, esattamente. Sei morta. Lo Steel Ace sembra essere composto da un telaio Schneider ad elevata mobilità. È sempre Rusty. In particolare Rusty sembra prediligere armamenti di tipo cinetico che i membri dei Vespers normalmente non utilizzano. Sopra ce n'è un altro. Allora, là c'è un altro relitto, vedete che è in fiamme. Guardatevi bene attorno. Ce ne sono due lì in realtà. Cedi. Non abbiamo possibilità contro i Vespers più abili, siamo spacciati. Se non altro Zinon è in servizio, è la giovane pupilla del fronte di liberazione. Non dovrebbe stare sul campo di battaglia. Può ancora amare, essere amata, avere una famiglia. Qui ce n'è un altro. Stanno arrivando nemici. Come hai potuto? Io lo so chi sei. Ho visto i dati del patrigno. Dimmi perché. Rusty ha qualcosa che non quadra. Perché uno dei rubiconiani gli dice, io so chi sei, ho visto i dati del patrigno. Rusty non ce la racconta giusta. Non è finita, ragazzi, ce n'è uno anche qua dentro. Qui però per ottenerlo... Oh, merda. Grazie per l'iscrizione, Allog. Ilog. Non sono presenti dati riguardanti manovre offensive o evasive. Sembra che il pilota abbia tirato immediatamente la leva di espulsione dall'acqua. Nulla di valore qui. Lì ce n'è un altro. E dobbiamo però uccidere prima Z per poterlo prendere. Tu li hai uccisi tutti! Come qui? Che senso tu? Non ho ucciso nessuno. Cioè, oddio, ho ucciso un sacco di gente, ma non li ho uccisi io quelli. Li ho uccisi tutti i Rusty. Abbiamo un minuto per ucciderla, dopodiché non possiamo più prendere quei dati, e quindi lei è complicata, curato. Ancora un colpetto e ce l'abbiamo al canto. L'abbiamo levata al canto. E ora prendiamo l'ultimo. Sette. Quando sarà momento, urlo, lignerà, tecnologia, è il cano, mantieni un basso profilo fino ad allora. È una comunicazione cifrata a Rusty. Contiene dati residui. Qualcuno sta mandando messaggi criptati a Rusty. Rusty non ce la racconta giusto. Torna al lavoro 621. Ce ne dovrebbe essere un altro. Dovrebbero essere 8. Io ne trovo sempre 7. E l'ottavo non riesco mai a trovarlo. Non so dove cazzo sia. Davvero, non so dove minchia sia l'ottavo. E ormai non ho neanche più il tempo di recuperarlo, ma non riesco mai a beccarlo. Chissà dove cazzo è. Wrap it up.
Abbiamo abbastanza registri, ma dovrebbero essere 8 e io l'ottavo non lo trovo mai. Non so dove sia. Non so veramente dove cazzo sia. Boh. Comunque abbiamo preso 49k, non tantissimo. E un po' di loganti in più perché abbiamo ucciso Z. Che era una ragazzina, peraltro. E ah, poverella, porella. Notification. Due nuovi messaggi. Gun 14 Raven! Ti ha procurato delle informazioni molto utili su V4. Farò rapporto al comandante Michigan. Dimenticavo, dovrei presentarmi. Sono G6 Red, ma puoi chiamarmi signore. No, non ti chiamo signore. È un privilegio per me essere annoverato tra i migliori piloti della Bala, anche se mi trovo bloccato qui a rimettere in riga voi mercenari. Credimi quando ti dico che con me lavorerai sodo. No, no, Rod. No, Red, G6, Rod, Rud, Rad. Abbiamo ottenuto l'emblema della Balan, però. Numero di registrazione nominativo Raven. I tuoi registri di combattimento sono stati aggiornati. Oh, annotazione aggiuntiva. Con la presente richiesta, All Mind ti invita ufficialmente al programma di valutazione Arena. E adesso ci divertiamo. Funge anche da sistema di classificazione per sondare e catalogare i mercenari attivi su Rubicon. Ora partecipiamo all'arena. Finalmente abbiamo gli 1 contro 1. E i settaggi SO. L'arena sono 1 contro 1 contro degli avversari controllati dall'intelligenza artificiale. I primi test sono facilissimi, ragazzi. Rammi l'invincibile è una presa per il culo. Nonostante abbia la motosega, che è un'arma molto potente, Invincible Rammi è... Tra l'altro è chiaramente l'Armored Core di Miyazaki, perché il simbolo è un piede. Ma comunque, avviare il programma è il primo avversario che trovate, ad un avversario incredibilmente debole. La cosa che mi è piaciuta di meno Dark Planet è la ripetizione della struttura, che so che è mutuata da Armored Core for Answer, ma poteva essere fatta meglio. E il bilanciamento, secondo me, della difficoltà non è propriamente ben calcolato. Ha alcuni picchi mal calcolati, è un po' troppo altalenante per via della struttura, della vecchia struttura. Certe cose a livello di curva della difficoltà le potevano fare molto molto meglio. Il gioco è molto valido, ragazzi, però la struttura, ripetizioni e il resto delle cose potevano essere gestite con più fortezza. Comunque Rammy non è assolutamente un mech pericoloso. Normalmente è difficile che vi danneggi, anzi a malapena vi colpisce. Ed è letteralmente l'avversario più scarso che possiate trovare nell'arena. Questo lanciamissili comunque fa veramente... I lanciamissili a tenaglia fanno veramente schifo al cazzo in questo gioco. E credo che li venderò entrambi per prendere semplicemente quelli normali. Anzi, credo che sarà la prossima cosa che farò. Venderò immediatamente i lanciamissili a tenaglia per prendere qualunque altra cosa, perché da vicino guardate, non colpiscono un cazzo. Cioè, da vicino non colpiscono i lanciamissili a tenaglia. Devo utilizzare dei lanciamissili verticali. Certo che ha dei punti in contatto con i Souls, Ale. Il primo è il fatto che comunque la difficoltà è basata prevalentemente sui boss. E i boss vanno studiati, esattamente come nei Souls. Come nei Souls devi gestire le build per andare avanti più facilmente. Perché anche nei Souls, ragazzi, in base alle armi che utilizzi, a quello che fai. Vedete che c'è dato dei chip... è più facile combattere una battaglia. Vado a vendere quei due lanciamissili perché fanno veramente schifo. Scusatemi un attimo. Sono veramente inguardabili quei due lanciamissili. Ah, ce li ho equipaggiati, vaffanculo. Aspettate che li vado a togliere. Sono buoni dalla lunga distanza, ma dalla corta distanza fanno veramente schifo. Fanno anche del buon danno, però sono proprio... Ah, ma me ne ha dato già anche un altro verticale, quindi non devo neanche comprarli nuovi, ottimo. Perfetto, monterò entrambi questi. Sono tutti e due verticali. Preferirei averne uno non verticale, preferisco un po' diversificare. Acquista. Averne uno a sinistra... Al plasma adesso sono sovraccarico se ne uso uno al plasma. Quanto mi serve per le gambe quelle fighe, tra l'altro? Oh, posso comprarle, fermi. E allora non sono più sovraccarico in teoria se posso comprarlo dopo. No, costa troppo. Però posso mettere le gambe super pesanti. È il momento di mazzingare, ragazzi!
Bam! E non perdo tantissimo di mobilità, perdo... Oddio, perdo un po' di mobilità, in realtà perdo un bel po' di mobilità. Però, guardate che tavardalo! Sul propulsore, essendo che io ora ho un mech pesante, forse il propulsore base è meglio. Tempo di ricarica, no. Comunque questo ha una ricarica molto più veloce. Tempo di ricarica e la spinta rapida, sì, perché ho comunque un mech ancora leggero, medio. Quindi non ho grandi problemi da quel punto di vista lì. La differenza è che adesso posso mettere un po' quel cazzo che voglio sul mio mech a livello di peso. Pure questo lancia granate volendo, se volesse spaccare tutto. Però ora metterò la pistola a impulsi. Capirete molto a breve per quale motivo lo sto facendo, ragazzi. Perché uno dei nemici che incontreremo adesso ha uno scudo energetico. C'è una missione ora. Prima faccio l'arena e vi faccio vedere i settaggi SO. I settaggi SO sono dei potenziamenti. Voi potete spendere i chip che ottenete nell'arena per migliorare il vostro mech. Se ti fa bestemmiare la telecamera qui, ti fa bestemmiare in tutti i giochi, Alberto, perché è la miglior telecamera dei giochi From, perché è letteralmente una telecamera alle spalle da TPS. Non ha una telecamera da vecchi giochi From questo. Ha proprio la telecamera da third person shooter. Quindi se bestemmi con questa c'è un problema, perché la telecamera qui non ha problemi. È molto ben ottimizzato il gioco. Comunque, vedete che i chip li potete spendere in varie cose. Potete vendere la velocità d'accesso, la roba meno importante adesso. Attenuazione danni del 3%, non è molto, ma comunque va bene. E poi a un certo punto potrete migliorare anche altre cose, tipo sbloccare la rotazione rapida, mira manuale, armatura d'assalto, protezione a impulsi. La protezione a impulsi, io preferisco l'armatura a impulsi, preferisco aspettare di avere 3 punti e sbloccare questa. E poi iniziare a sbloccare altre cose, tipo il controllo attacco. In realtà io uso tanto i danni cinetici e tanto i danni esplosivi. Anche i danni energetici sono comodi, soprattutto per la battaglia che arriverà dopo, però ora metterò danni esplosivi aumentati con i primi 2 chip. Dopodiché sbloccherò la barriera con gli altri che prenderò. Index Danam è un altro. Avviare il programma, sì. Miyazaki ha lavorato questo Armored Core soltanto all'inizio, Ale. Solo all'inizio ha lavorato Miyazaki questo gioco, proprio nella concettualizzazione, poi l'ha lasciato subito a Yamamura. È stata un'ottima scelta, secondo me, Yamamura come director. È veramente molto brillante, ha trovato, secondo me, un meraviglioso equilibrio tra le novità e un'accessibilità maggiore e i vecchi, le strutture dei vecchi Armored Core. Questo, tra l'altro, è un Armored Core che poi potrete costruire anche voi, che ha un look orribile, è tipo vecchissimo, però fa molto ridere. È uno dei migliori con le spade, perché le braccia di questo Armored Core hanno un tracciamento incredibile per le mani. Grazie per l'iscrizione, Mattone Merlo. Questa pistola si scarica quasi subito e va in overheat quasi subito. Però da vicino trita le barriere. E questa cosa è molto comoda. Poi una volta battuto Danam. Vedete, spara pochi colpi, ma trita le barriere energetiche. Ora, questa cosa non vi servirà un cazzo, ma col prossimo boss, cioè nella prossima missione e con il boss che c'è dopo quella missione, vi servirà e come. Va subito in overheat, purtroppo. È anche dovuto al generatore che sto utilizzando, L'overheat molto veloce. Però, poi vi servirà. L'abbiamo tritato, Danam, anche perché è una sega. È limitata la distruttibilità ambientale, Vince, ma c'è. Ci sono alcune strutture distruttibili. Spacchiamo anche Danam. Poi rompiamo anche Red, che ci aveva mandato il messaggio dicendoci di chiamarlo generale. Ora gli facciamo il culo nell'arena. Vi danno anche i loro emblemi. Ah, vi danno anche le loro composizioni. Quindi voi potete ricreare questi mech dopo, se avete i pezzi per farlo. Facciamo anche Red. Conviene sempre fare sempre tutta l'arena. Quando tutta la roba che è disponibile. La velocità di accesso serve a fare l'hacking più velocemente, aprire le porte e ottenere i documenti più velocemente. In certe missioni può essere utile, ma potete tranquillamente trascurarlo. Red ha un mech Melander abbastanza figo, peraltro armato di armi esplosive, quindi non sottovalutatelo. Commencing evaluation. Può essere pericoloso, Red. Tra l'altro questa è una mappa abbastanza fastidiosa perché il mech parte di lì. Eccolo qua. Stiamo. Guarda, 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 guarda.
Vedi che vanno in overhit quasi subito. Però fanno un buon danno. Soprattutto il cannone laser fa molto danno. Quando colpisce. Devo cambiare SCF rapidamente, perché il mio SCF a media distanza fa veramente cadere. Quando colpisco, però sono fatti suoi. Non ci si cura in arena. Merda, mi ha preso col lanciagranate. Non va bene. Tritato. L'ho preso diretto e lo esplodo. Le arene vanno fatte per forza per migliorare l'abilità? Sì, Alberto. Tra l'altro sono anche estremamente facili, quindi non è un problema farle. Vedete che queste gambe, pur essendo molto pesanti, il mio mech rimane comunque piuttosto mobile. Certo, non è mobile come prima, ma è comunque piuttosto mobile. Sono delle ottime gambe queste, ragazzi. Ma per PC, lì com'è? È ottimo su PC, da quello che ho visto è molto ben ottimizzato. Ho preso, ora ho 6 chip addirittura, no, ne ho 4, se non erro, e posso spenderli per ottenere le abilità. La prima abilità che prenderò sarà sarà la barriera impulsi. È uno scudo attivabile che vi protegge per un po' di tempo. Può sembrare una cazzata, ma vi dà tipo 10.000 punti vita extra per 10 secondi e vi protegge dai danni durante certe boss fight, specialmente con quella che avremo contro a breve. È molto molto importante avercelo. Abbiamo finito la prima parte dell'arena. Settaggi SO, come detto, espansioni del torso, armatura e impulsi. Ok. E poi prenderò il calcio a propulsione. Ora posso dare un calcio dopo un super scatto. Ricordatevi, ragazzi. Tra l'altro mi conviene anche cambiare il tronco. Sì, mi si abbassa ancora di più la velocità, ma non importa. L'importante qua è la difesa adesso. Nell'espansione equipaggiatelo. Ora io, premendo L3 più triangolo, posso attivare uno scudo energetico che mi protegge per alcuni secondi. È molto importante questa cosa, ragazzi, perché veramente vi salva il culo in certe missioni. Ispezioniamo questo arsenale Buzz. E la barriera quella piccola, sì. Esatto, Distant Thunder, questo mech non ha skippato il leg day. La perdita della muraglia ci ha inflitto un duro colpo. Ma riteniamo che tu sia molto più di una semplice pedina. Vedete che anche il fronte di liberazione di Rubicon inizia a parlarvi. Forse potremmo anche collaborare. Voglio che indaghi sull'arsenale Bavs numero 2, una delle principali fabbriche di MT nella regione di Bellus. La Bavs offre i suoi servizi a chiunque, ma si sono rivelati essenziali per sostenere la nostra potenza di fuoco. Valteus, poi ti faccio vedere come si fa Ares. Le armi che sto usando sono utili, ora vedrai. Se ti trattasse semplicemente di un guasto, non sarebbe un problema, ma beh, dopo lo Strider hanno preso piede e correnti di pensiero che propendono per una maggiore prudenza. Non è un periodo facile per noi, ma apprezzeremmo molto il tuo aiuto. E quindi noi andiamo a fare questa indagine. E troveremo delle robe matte qua. Missione. Tira per la missione? Yes. Un consiglio prima di iniziare la missione 621. Aspettati di tutto. Expect the unexpected. Infatti arriverà, non dico di tutto, ma arriverà roba ora. Robe, arriveranno robe, cose. Main system, combat mode activated. Qui c'è da stare attenti, perché ci sono delle cazzo di... O meglio, in realtà no. Qua non c'è un cazzo, è nella missione dopo c'è da stare attenti. Qui non c'è niente, ragazzi, non trovate nulla finché non trovate qualcosa. Cos'è successo qui? È tutto deserto. C'è troppo silenzio. Non è normale tutto questo silenzio. Qualcosa ci sta sparando ed è pure invisibile. Lo potete scansionare. E esplodere in allegrezza. Ma come vedete è un mezzo stealth. Comunicazioni cifrate. Quel mech era responsabile di quello che è successo qui. Continua la perlustrazione, 621. E io continuo la mia perlustrazione. Anche perché non saranno gli unici che ci sono, perché ce n'è un altro subito lì. Laser. Hai detto mi ha preso, bastardo. Ma io ho anche preso lui. Ce n'è un altro. Non siamo soli.
use your scanner. Mark your targets to undermine their tricks. Non era qua. Strano. Ah, eccolo lì, bastardo. Questi sono molto deboli ai danni dal plasma energetici. L'abbiamo steso. Segui, stai allerta. E ce ne sono altri adesso. Guardalo lì, balordo. Ah, ce n'è uno. Morto. Dov'è l'ultimo? Giù di là. Steso. Ce ne siamo liberati. E ora si va di sotto. Si va avanti. Era una reazione Coral. Scendi là sotto e dai un'occhiata da vicino. Quest'acqua contiene deboli tracce di Coral. Probabilmente si tratta di un filone sotterraneo. Per tutto questo tempo la Bubs ha nascosto un po'. E ora arrivano i mecha a romperci i coglioni. Conviene correre subito verso quel muro, perché ce n'è uno sul muro che inizia quasi istantaneamente a romperci il cazzo. Eccolo là, guardatelo. Sparano i laser e prima li becchi meglio è, perché vanno eliminati rapidamente. Prima te li levi dai coglioni. Oh mamma mia. Ce n'è uno che ha una barriera energetica, ma prima di andare su di lui conviene ammazzare i suoi compari che stanno in giro, perché questi ti sparano. Eccoli, guarda. Guardate da dove partono i laser e poi scansionateli quando arrivate lì, così ve li inculate. Detto, è scappato. Dove è andato? Perché la scansione ci mette anche una vita a ricaricarsi. Allora, Paola è là. Ed è morto. Allora, c'è quello con la frusta, eccolo lì, bastardo. Non era qui. È saltato un altro. È andato di là il bastardo, guarda. Preso. Mi curo e ho la barriera adesso, quindi posso stargli vicino. Questo ha uno scudo energetico, oltre che una frusta laser, quindi avere quella pistoletta di merda gli trita lo scudo energetico molto velocemente. Una volta che gli avete tritato lo scudo energetico, ha la resistenza che avevano quelli che avevano sopra e quindi muore istantaneamente. E non ci vuole un cazzo a ucciderlo. È una pistola orribile quella energetica, spara per pochissimo prima di surriscaldarsi, ma poi matrita le barriere energetiche. Questa cosa è molto importante contro determinati nemici, tra cui il boss che faremo a breve. La spada, secondo me, Apocalypse funziona meno. Essendo laser, trita meno velocemente del plasma e della pistola a impulsi. Sì, è molto bello questo Armored Corps Aeol. Ma c'è la mia recensione su multiplayer, ragazzi, se volete leggerla. 117k, e ora ci compriamo anche il lanciamissili al plasma, che servirà sempre per la battaglia verso cui stiamo andando. Stiamo per finire il capitolo 1, eh. Tra l'altro, in poco, ci ho messo... Siamo arrivati a 2 ore e 20. Vedete che Walter sta parlando con una certa Carla dei Cinerei. C'è un nuovo umano potenziato. Cos'è successo a 617 agli altri? Il loro lavoro. Hanno fatto quello che serviva per arrivare fin qui. E cos'è successo 617 da 617 a 6120? Lo vedete nel trailer in CG di presentazione del gioco. Il potenziamento della quarta generazione può generare risultati instabili. Dobbiamo scegliere con cura le nostre battaglie. 617 era quello del trailer, sì. Ho trovato i dati lasciati dai nostri amici.
C'è qualcosa di promettente nell'osservatorio. Non so se è già adesso la missione di Balteus. Credo di sì, comunque. Notification. One new message. Underwater. Eccoti qua, 621. Riguardo al pozzo Coral, sembra si tratti poco più di un rivolo proveniente da una vena sotterranea. Non è quello il Coral che stiamo cercando. Un'altra cosa. Ti ho inviato il prossimo incarico. Non proviene dalle corporazioni del fronte di liberazione stavolta. Ma lo scoprirai durante il briefing. Tornando al negozio componenti, perché ho qualche soldino in più. Non ne ho abbastanza. Stavo valutando la possibilità... Vabbè, allora, principalmente mi serviva prendere il lanciamissile al plasma, quello era il mio piano iniziale. E qua invece il cannone laser, perfetto. Andremo full laser, motherfuckers, in questa missione. La spada laser non ci serve in questa missione, non è particolarmente utile, perché il nemico contro da cui andremo non è particolarmente forte a livello di spada laser. Venderò qualcosina però per prendere questo FCS con assistenza a medio raggio, perché è senza ombra di dubbio migliore del mio. Quindi... venderò il fucile lineare, quindi mi faccio quasi un cazzo. Lanciagranate lo tengo. Beh, posso rivendere il Nutrayer, assolutamente sì. E mi comprerò, come detto, questo SCF che è molto forte della media distanza. Questo generatore non è migliore del mio. Questi reattori non sono migliori dei miei. Il tronco del Tian Qian, questo è molto forte, se volete un mech molto resistente, andate parecchio su di punti vita. Come gambe però posso comprare le... sì, le Borne Mizda. Queste, se volete vita un po' più facile, sono il modo migliore per sopravvivere. Perché letteralmente, ragazzi, le Borne Mizda sono le tank legs, sono quelle con più punti vita in assoluto. E in questa missione potreste utilizzarle, ma andrò con le Tian Qian, perché sono fattibilissime anche con le Tian Qian. Unità di ex posteriore, cannone laser... e lanciamissili al plasma. Posso usare tutto perché ho delle gambe che sorreggono tutto. Questa è un'ottima build per questa missione. Ho la mia armatura a impulsi. Sono a cavallo. Andiamo a farla. Attacca l'osservatorio. Qui c'è il boss che sta bloccando un sacco di poveri stronzi. E lo capisco perché Balteus è molto stronzo. È come combattere con una sorta di Danmaku. Ma adesso vedrete che è meno difficile di quello che sembra se avete tutte armi laser e un mech abbastanza potente. Io ho tutte armi laser e al plasma. Balteus, il problema è che vi riempi di missili con questo scudo energetico. Tra l'altro sentite Walter che dice: questa è una richiesta particolare, proviene da un amico. Un tempo qui si regolava il flusso sotterraneo di Cora, allora viene impiegata per monitorare le vene dormienti. Voglio che tu attacchi il complesso. Me l'ha chiesto un amico. Il tuo obiettivo sarà distruggere la valvola sensore che si trova nel cuore della struttura. L'osservatorio è presidiato dalla GS, la porta planetaria della PCA. La PCA, ragazzi, è un'organizzazione di controllo planetario. Non viene spiegato da dove proviene, ma è plausibile che provenga dalla Terra. È praticamente un'organizzazione militare che quando un pianeta va fuori controllo o le megacorporazioni su un pianeta vanno fuori controllo, chiama la sua flotta, la sua armata e distrugge tutto, o comunque... prende il controllo di tutto quanto. L'osservatorio ora è sotto il controllo della PCA. Ti infiltrerai col favore delle tenebre. Sii pronto a tutto. Io ho, come vedete adesso... oh no, non li ho equipaggiati o no? Non so se... no, no, li dovrei avere equipaggiati. Dovrei aver equipaggiato sia il cannone laser che il lanciamissili al plasma. Adesso vediamo. Se no ricomincio la missione. È giunto il momento, 621. Si capisce che è una missione importante ed è l'ultima del capitolo perché c'è la cazzin prima. Eppure la PCA si aspetta un singolo mercenario indipendente. E alla fine andò nudo. Esatto. Sì, sì, ce li ho, le vedo. Sono equipaggiate giuste. Get to work. Attenzione perché questa è una missione che sa essere molto bastardella. Perché è piena di torrette infami e nemici un po' balordi. E se vi beccano, sono catti acidi. Che cazzo di torrette devono morire in fretta. Porca troia, mi ha preso. Con il laser, pezzo di merda.
Usate gli edifici per proteggervi dai laser. Tenete a mente che non cadete nell'acqua. E distruggete prima ste torrette del cazzo, perché sono veramente il diavolo. Una volta rotte le torrette, pensate al resto. Perché le torrette sono il male. Tutto il resto conta poco. Non c'è quasi niente che vi faccia dei danni seri. Solo le torrette sono problematiche. Gli altri sono solo dei cazzo di acci del Menga e muoiono come quello che sono. Sparano laser, ma non sono problematici. Non fanno abbastanza danno per mettervi in difficoltà. Laser! No, erano i lanciamissili. Laser. Il cannone laser che ho in spalla, come vedete, colpisce da molta distanza ed è molto forte. Tra l'altro non ho comprato l'SCF perché sono un coglione. Sono tenuto quello che avevo prima. Sono un babbo di minchia e questo mi creerà più problemi, ma dovrei farcela anche con un SCF non particolarmente eclatante. Qui ci sono degli altri nemici qua dietro, quindi occhio perché ci sono delle altre torrette. Sbagliato. Fatevi subito sotto quella torretta il più velocemente possibile. E aspetta, mi ha preso. Come cazzo mi ha preso? Oh, mi ha preso ancora, eh. Fanculo a te e ai tuoi laser. È comunque un gioco prom, ragazzi. Le infamate sono all'ordine del giorno. Quindi tenete a mente che ci sono un sacco di cose laser che vi fanno un sacco male, e se non le schivate e non vi muovete nel modo giusto, ve le prendete tutte in faccia. Tra l'altro, il fatto di aver preso tutti questi danni mi creerà molte difficoltà per la battaglia che sta per arrivare. E no, non per il boss, per quello possiamo fare il checkpoint e abbiamo il rifornimento. Parlo della battaglia prima del boss. C'è un armored core da uccidere e quello può essere un problema. Missione aggiornata. Dovrei riuscire a farcela anche con una cura sola e un'espansione sola, però sarà più difficile. Adesso c'è un altro armored core da uccidere. Sì, dovevo andare a fare il giro lungo a destra, invece sono andato dritto e mi sono preso i laser in faccia. Meritato. Qui c'è una scena di intermezzo perché c'è una vecchia conoscenza di Walter che vi incontra a metà strada. Sulla è un altro umano potenziato, apparentemente della nostra stessa generazione, che a quanto pare ha già ucciso altri dei mastini di Walter in passato. E quindi ora... Quello è Sulla. Sulla fa tanto il figo, ma non è poi così forte. È in realtà sopravvissuto alla generazione iniziale, lui addirittura. Io ho le mie barriere. E se Sulla mi rompe il cazzo, le uso. Non ho paura di usarle. Si cura, come vedete, il bastardo. Anche lui ha le cure. Non le usa tutte, se non erro ne usa una soltanto. Però comunque la cosa è molto fastidiosa. E vi parla del fatto che conosce gli Hounds. E sa che con il giusto allenamento quelli della Gen 4 sono degli ottimi Hounds. Noi gli stiamo sparando tutto quello che abbiamo in faccia. L'abbiamo colpito. Ah, ci ha preso anche lui. L'abbiamo steso. Ce l'abbiamo fatta con una cura sola. Stai alla larga dall'osservatorio. Confermo. AC nemico distrutto. Lascialo perdere. Sei andato alla grande oggi. Peccato che non è ancora finita, ragazzi. Back to work. Fortunatamente noi adesso abbiamo un sacco di armi laser e dovremmo avere, se non erro, l'occasione di rifornirci prima di quello che sta per accadere. Perché prima del boss importante ti puoi sempre rifornire. Sono in live da molto, sono in live da 2 ore e mezza, Debe. Vedete, rifornimento, e adesso arriva il boss che sta mettendo in difficoltà un po' tutti. Perché il boss che sta per arrivare è Balteus. Come detto, rende il gioco un po' un Danmaku, ma dovete stare attenti a una cosa. Balteus è molto debole alle armi energetiche. Quindi con un paio di armi energetiche buone, tra cui quelle che ho io, lo fate secco abbastanza velocemente. L'importante è buttargli giù quello scudo energetico con cui si para il culo.
Qui dovete distruggere il dispositivo centrale di controllo del Coral, e quando lo distruggete succede una roba un po' matta. Parte una scena di intermezzo. Bel lavoro 621. Qui abbiamo finito, ritorno alla base. Il Coral però esce. Aspetta, no! 621, esci fuori da lì! Il Coral esplode. Chi sei tu? Un modello obsoleto di umano potenziato, di quarta generazione. Siamo entrati in connessione? È la missione finale del primo capitolo, Debe. Sono Air, una rubiconiana. Ti prego, devi svegliarti. Prima che la tua coscienza si disperda nel flusso del Coral. E qua si scopre che il Coral, a quanto pare, contiene delle coscienze. E dopo averlo rilasciato siamo entrati in contatto con l'anima di questa Aire, che non sappiamo chi sia. Però dice di essere una rubiconiana. È il momento del Balteus, un nemico che ha creato problemi a molti. Li creerà anche a me, perché non ho un mech potente. Se avessi un mech potente lo triterei. Ma Balteus è meno terrificante di quello che sembra, se avete le giuste armi e la giusta composizione. Tra l'altro, se sono in difficoltà posso mettermi le gambe da tank, che mi danno 5000 punti vita in più e sono molto protettivo. Raven, ho identificato un nemico in avvicinamento. Questa boss fight è fighissima, davvero. Mi sincronizzerò con le tue onde cerebrali e manterrò la connessione per supportarti. La musica è anche bellissima. Vedete, i missili del Balteus vi arrivano in faccia, ma sono abbastanza facili da schivare. E se avete armi energetiche, potete tritarlo abbastanza velocemente. Madonna, qua però mi ha tritato lui. Forse non ho un mech abbastanza rapido. Una cazzata dietro l'altra qua. Dovete stargli sotto. Quando gli rompete lo scudo, iniziate a sparargli con tutte le armi energetiche che avete, perché gli fate tantissimi danni. Però me ne fa anche lui, molti di più di quanto mi aspettassi. Forse non ho un mech resistente alle... Ok. Porca, però sto prendendo troppo danno, però. Questa non andrà bene, ragazzi. Ho preso troppi danni all'inizio e non ho schivato nessuno dei suoi missili. Sono stato un coglione. Pensavo di farlo alla prima try, di fare il grosso, invece mi sa che mi ammazza. Vedete che hanno delle traiettorie variabili? E che se gli state sotto comunque gli fate tantissimo danno. Guardate che è già a metà. Praticamente l'ho tritato. Ecco, mi ha fatto lui l'espansione, bastardo. E adesso inizia a usare il suo lanciafiamme di merda, ma anch'io ho la barriera. Non mi basterà probabilmente a rimanere vivo. Forse sì. Vediamo se mi basta. No, purtroppo si è riattivato lo scudo e mi ha ucciso all'ultimo. Ce l'avevo quasi fatta. Avete visto però? Se non mi avesse colpito all'inizio, avrei vinto la missione. L'ho giocata male, mi sono fatto prendere da troppi missili. Però avete visto cosa è successo? Con la mia pistola a raffica e con il cannone laser, che tra l'altro non ho mai caricato, sono stato un coglione, lo ho tritato. Lo triti, perché lo stunni molto velocemente e puoi schivare i suoi missili, soprattutto se gli stai molto vicino. Attenti a non abusare. Capitana, però quando mi becca quei missili lì mi fa veramente girare il cazzo. Andategli vicino, tenete a mente che i suoi missili nelle vicinanze non riescono a crearvi grandissimi problemi. Rompetegli quello scudo energetico di merda, curatevi quando vi manda troppo a poco. Caricatelo e ora è stordito e approfittate, tirategli addosso tutto quello che avete per fargli più danno possibile, il più velocemente possibile. Sono andato in overheat, ma non è un problema. Tanto una certa si stunna. Quando usa quel lanciafiamme è un po' fastidio perché è difficile da schivare, ma non è impossibile da fottere.
Ho anche un SCF un po' di merda, quindi faccio fatica a colpirlo. Però tra cannone laser è andato giù. Ottimo danno. Ottimo danno. Ah, ho usato l'armor. Va bene, mi curo. Se gli spacco sto scudo forse ce la faccio. È il momento di scudarsi. Ho 10 secondi di scudo. Forse non è stata una grande mossa da parte mia. Evasive action. La mia barriera ha retto, ma non molto. No, non devo perdere questa occasione. L'ho mancato per l'SCF. Che palle, sono morto un'altra volta. Ancora l'ho mancato per l'SCF. Cazzo, che palle, la seconda volta che succede che gli avevo tirato il laser. Porca puttana. Seconda volta che la boss fight non finisce all'ultimo cazzo di coso, eh. Se torna ancora così... Oh, ma devi finire. Vedete che non lo becco perché ho un FCS di merda? Questa è verticale. E la fottete se gli arrivate belli vicini. Perché? Che è successo? Con cosa mia cazzo mi ha colpito? Però? Dovevo tenermi la barriera per il finale. Invece ho fatto una cazzata. Stordito. I missili mi hanno beccato, ma fino a un certo punto. Via! Mi ha preso ancora con l'esplosione. Quella roba lì me la becco sempre in faccia. Se la smetto di giocare come uno stronzo e lo trito come deve essere tritato. Ok, così. Così, così, così. Avete visto quanto va giù veloce? Occhio al lanciafiamme. Vedete che il lanciafiamme fa più fatica a piazzarlo se siete sotto. Morto, finalmente. Oh, dovevo andare la prima così. Vedete che non è così difficile, ragazzi. Terzo tentativo. In realtà doveva andare giù al primo, ma ha giocato col culo. È molto meno difficile di quello che sembra. Le armi energetiche lo tritano. Questa pistolaccia agli impulsi fa cagare contro tutti gli altri avversari. Ma se quando siete vicini la tenete, gli butta giù lo scudo in un nanosecondo. Il laser pesante da spalla gli fa un sacco di danno. Il cannone energetico, quello lì che sto usando da metà gioco, gli trita veramente un terzo dei punti vita con un paio di colpi. Se voi gli state vicino, i missili vi arrivano addosso, ma basta una schivata laterale per levarseli dal cazzo e prenderli solo di striscio. Quindi basta farsi sotto, evitare la traiettoria schivando lateralmente, usare la pistola a impulsi per distruggergli lo scudo, e quando lo scudo energetico è andato, lo sciogliete con le armi energetiche. L'unica cosa che dovete fare in questa boss fight è usare armi energetiche, usare armi al plasma, usate assolutamente quel cazzo di fucile energetico che ho a destra, e lo uccidete. Aire ci dice, vedi questa cosa, è una premonizione della tempesta di fuoco che brucerà Rubicon. Perché quello che abbiamo fatto ha scatenato un bordello, una reazione del Coral. Non solo ha risvegliato Aire, e risvegliando Aire ci ha dato questa compagna di cui sentiamo la voce solo noi perché è nella nostra testa, e evidentemente che stava dentro al Coral e ci ha infettato in qualche modo, ma abbiamo creato una grossa esplosione, e la grossa esplosione ha fatto un cratere, e quello che abbiamo visto, quel cielo rosso, è stato creato da una piccola reazione con il Coral. Figuratevi cosa può succedere dopo. Vediamo cosa ci ha dato il Logant. Bazooka a detonazione. Buona arma, non eccezionale. Siamo al capitolo 2, ragazzi. Siamo arrivati in 2 ore e 40 al capitolo 2. Non è un gioco molto lungo, come vi ho detto. In una dozzina di ore te la fai la campagna, eh. 12, massimo 15 ore e la campagna la finisci. L'esplosione di Coral puntava in una certa direzione. Il Coral, dopo essere esploso, ha attraversato l'oceano come se fosse uno stormo d'uccelli, e come se il Coral cercasse i propri simili. Che il Coral è senziente lo abbiamo notato, considerando che quando siamo entrati in contatto col Coral siamo entrati in contatto con Aire. Il Coral è tipo il live stream, ragazzi, in questo gioco. Dicevi di sentire una strana voce nella tua testa.
È un effetto collaterale molto comune dei potenziamenti di vecchia generazione. Walter pensa che la voce che sentiamo nella testa sia legata al fatto che abbiamo il cervello fritto. Ovvero, ci hanno modificato geneticamente e meccanicamente per essere degli umani di quarta generazione. E lui pensa che è per quello che la sentiamo, Aire. E invece Aire ci parla. L'esplosione Coral ha completamente vaporizzato l'area costiera nord-occidentale di Bellius. Vedete che cosa ha fatto? E nonostante tutto, a confronto dei bagliori di Ibis, quell'esplosione è stata a malapena una scintilla. Il disastro che aveva distrutto Rubicon era qualcosa di infinitamente più potente. Ho un favore da chiederti. Permettimi di mantenere la nostra connessione finché non raggiungeremo la convergenza Coral. Devo capire dove ci stanno portando. Aire vuole rimanere nella nostra testa. Walter è convinto che sentiamo le voci. Il Coral si sposta come se fosse sentiente in giro per il mondo. La voce che ci parla dice di essere una rubiconiana. Quindi probabilmente è qualcuna di quelle persone che è stata uccisa dal Coral 500 anni prima. No, tu non le parli, Desert. Il protagonista di questo gioco, come tutti i giochi From, è silenzioso. Quasi tutti i giochi From. Due nuovi messaggi. Ho delle faccende da sbrigare. Ho delle informazioni da rivendere alle corporazioni e trovare un finanziatore per la nostra gita al ghiacciaio. Ho un incarico per te mentre sarò fuori. Riposati. È un ordine. E noi invece non ci riposiamo. Perché Aire, a quanto pare, non è solo una voce nel nostro cervello. Si rende conto che il nostro supervisore è via? Riguardo quella gita al ghiacciaio, abbiamo già ricevuto una richiesta dalla Balam. Diamogli un'occhiata, ok? Aire non è solo nel nostro cervello, è anche nei nostri sistemi informatici. Può parlare con noi e controllare tutte le informazioni che ci arrivano. Tra l'altro, si sono aggiornati i registri da combattimento. Abbiamo nuovi scontri nell'arena e ci invitano a affinare la nostra tecnica da combattimento. Ovviamente avremo anche nuovi pezzi da comprare, nuovi componenti da acquistare. Ora abbiamo 355.000 pippi e abbiamo sbloccato un po' di componenti nuove. Primo consiglio: comprate questa merda. Comprate questa merda. La mitragliatrice Gatling della Dafeng è letteralmente l'arma cinetica più potente del gioco. Anche questa è molto forte. Il lanciarpioni è l'arma corpo a corpo che fa più danno nel gioco, ma la doppia Gatling trita tutto in questo gioco. Due Gatling vi permettono di fare quel cazzo che volete. Tra l'altro ci sono anche i lanciagranate a lunga gittata, è una delle mie armi preferite, e io normalmente ne equipaggio due. Avete anche vari scudi energetici in base alle vostre preferenze, e ora avete anche vari pezzi nuovi. Questo qua è il Firmezza, è un ottimo tronco leggero, i Tian Lao sono delle ottime braccia, tra le gambe adesso si sono sbloccate alcune gambe nuove, tra cui... no, le gambe sono ancora abbastanza uguali, il generatore è più o meno uguale, l'SCF mi sa che non l'avevo cambiato, assemblaggio, sono stato un coglione a non cambiarlo, però adesso ce l'ho, vedete? 80 medio raggio era quello che volevo prima, invece ho ottenuto quello sbagliato, siamo riusciti a battere il boss lo stesso, e adesso mi equipaggio come Dio comanda. Allora, qua posso tenere i lanciamissili, quelli al plasma non sono male, posso tenerli. Ma ragazzi, veramente consiglio di una vita, non c'è un'arma migliore della fottuta Gatling in questo gioco. La combinazione Gatling fucile laser è molto forte, ma anche la combinazione due Gatling e vaffanculo è estremamente potente. Quindi veramente, se avete delle gambe pesanti che le sorreggono, due Gatling e tritate tutto quanto. È la migliore arma cinetica del gioco, proprio senza se e senza ma. Ciò detto, potete usare anche altre armi, potete usare anche una combo Gatling arma corpo a corpo, Gatling lanciagranate. Doppia Gatling è comunque una combo estremamente funzionale, ragazzi, non la sottovalutate. A me piace molto Gatling con il cannone laser, fucile al plasma in realtà, BVC, perché sono due armi molto potenti ed è una combo che trita moltissimo e fa molto molto male. Tra l'altro, giusto per farvi vedere, anzi no, vi faccio vedere la doppia Gatling giusto per farvi capire quanto trita. È vero, non potete usarla all'infinita, dopo un po' si surriscalda. Ma vi faccio vedere appunto un match di quelli nuovi dell'arena per farvi capire cosa cazzo fa una doppia Gatling. Quanto danno fa. Quelle che ho io le terrò Apocalypse per un po',
Le scambierò solo quando mi arriveranno le gambe a giunture invertite medio pesanti. Si sbloccano tra un pochino quelle. Sono le uniche gambe medio pesanti che secondo me superano quelle che sto utilizzando in questo momento. Ti danno più mobilità e un peso comparabile e trasportabile. Le vedrete quando ci arriverò. Adesso vi voglio semplicemente far vedere quanto una doppia Gatling è sgravata in PvE in Arena. Facciamo qualche missile. Bracca 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 bracca. Metà dei punti vita se ne sono già andati. Non voglio rischiare, mi metto la barriera. Ti tiro un calcio in faccia, ti ho mancato, non c'è problema. Bracca 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 morto. Double Gatling se il nemico non ha un'elevatissima resistenza cinetica, e sono pochi i nemici che hanno un'elevatissima resistenza cinetica, è un trita tutto. Se avete difficoltà a superare le missioni in questo gioco, la doppia Gatling su un mech pesante normalmente è una delle build più comode. Ammazza tutto, ha veramente pochi problemi. È anche la build che è anche l'unica build che trita molto velocemente il boss più difficile del gioco, che è l'unico vero picco del gioco. Quindi tenete a mente che la doppia Gatling vi può salvare il culo, e che se avete delle serie difficoltà anche con la doppia Gatling, vi basta mettere le gambe da tank e avete 16.000 punti vita, e quindi non solo tritate tutto, ma siete anche molto difficili da uccidere. Però in generale la Gatling ha dei punti deboli a livello di missione, ragazzi. Consuma tantissimi proiettili, quindi li finisce molto velocemente, e nelle missioni rischiate di finirli se ci sono molti bersagli. In più ha un buon costo, nonostante abbia un costo basso di proiettili, ne consuma tanti, quindi pagate un sacco. E come detto, se avete dei nemici che hanno resistenza cinetica, la doppia Gatling non è necessariamente la combinazione migliore. Quindi io, appunto, anche per questo, me ne tengo sempre una, perché è il miglior mitragliatore che c'è nel gioco e non c'è nessun'altra con questo volume di fuoco, però l'unisco spesso un'altra arma, tipo il fucile al plasma o quant'altro. Peraltro, come vi dicevo, tornando al negozio componenti, visto che posso vendere un po' di cose che non utilizzo, tra cui la Ludlow, che probabilmente non utilizzerò mai più, il Gouchen lo potrei usare, anche questo al coso lo potrei usare, il tank me li tengo, questi FCS me li tengo perché gli FCS dipendono dall'occasione. No, con 103.000 forse riesco a comprarlo, devo vedere. No, mi serve leggermente di più. Mi serve leggermente di più. Cosa posso vendere d'altro? Posso vendere questo lanciamissili verticale? Questa è un'altra delle mie armi preferite, ragazzi. Lanciagranate Songbirds. Non ho praticamente più una lira, ma anche questo è fantastico. È un lanciagranate doppio, letteralmente. Non ha un peso particolarmente elevato, ma non è neanche leggero. Spara da lunghissimo raggio, fa tantissimo danno a impatto e fa tantissimo danno normale. Non ha un grande moltiplicatore del colpo diretto, ma è una delle armi stordenti migliori a medio-lungo raggio. Sparando due proiettili esplosivi stordisce quasi tutto. Ed è fantastica anche a raggio ravvicinato, perché se gliela spara in faccia al nemico quando meno se l'aspetta, ha un buon raggio d'esplosione, quindi comunque lo danneggia. È un'ottima arma da avere assieme a un lanciamissili di qualunque tipo, perché appunto spari un paio di granate e pulisci tutto. Gatling, lanciagranate, fucile al plasma, queste sono armi molto buone del primo capitolo. Insomma, ho già una composizione estremamente forte che difficilmente mi creerà problemi. C'è già una missione nel secondo capitolo, che è quella che ci ha trovato Aire, infiltrati nella griglia 86, ma no, direi che abbiamo giocato abbastanza oggi, nel senso, la mia prima puntata del Pregenza Dice è durata a sufficienza, o sbaglio. Abbiamo finito tutto il capitolo 1, abbiamo fatto anche un bel po' di arena, vi ho fatto vedere come ammazzare tutti i boss del primo capitolo molto facilmente. Come vedete, il gioco non è molto difficile. Sono morto più volte di quello che avrei voluto. Avrei voluto morire 0 volte, invece sono morto 4 volte. Però, in generale, siamo andati abbastanza bene. Credo di avervi spiegato più o meno come fare building senza troppi problemi, come adattarvi ai boss, che tipo di strategie gestire. Bene o male, come smazzarvi il primo capitolo facile, senza troppe problematiche, nel giro di 2 ore e 45, lo dovreste aver capito. Quindi, il gioco non è facile, Just the Pranzo. Diventa facile se impari a usare l'assemblaggio. Però in generale il livello di difficoltà è più alto rispetto ai vecchi Armored Core e molta gente rimarrà bloccata. Infatti in chat un sacco di voi mi stavano dicendo che un sacco di gente era bloccata al primo boss, un sacco di gente era bloccata a Balteus, un sacco di gente era bloccata al Wall Climber. Vedete?
È una cazzata. Basta capire la strategia giusta e pulisci tutto. È molto più facile di quello che sembra. Dovete solo usare il cervello, come in tutti i giochi pro. Va bene, io vi voglio bene, ragazzi. Eravate tantissimi, tantissimi si sono iscritti. Siete rimasti per più di 300 fino alle 22.52, che ovviamente è un gran numero. Sono calate un po' le iscrizioni perché ovviamente un sacco di gente si era iscritta questo giorno del mese scorso. Siamo ancora sopra le 600. Spero vi siate divertiti. Andremo avanti così. Domani pomeriggio io porterò avanti il Presenza Dice e faremo anche parte del capitolo 2 e poi la sera farò un'altra oretta. Quindi domani verso le 3 porterò avanti il capitolo 2 col Presenza Dice e la sera alle 8 vedrò se fare un chiacchiere o portare ancora avanti il Dice. Comunque grazie per avermi seguito. Non sarà un Dice di tantissimi... Oddio no, in realtà saranno parecchie le puntate. Farò tutta la prima run. E poi dopo aver fatto la prima run farò anche la seconda e la terza run, quindi non sarà un Dice corto, ci saranno almeno quelle 20 orette di gameplay a cui star dietro, in cui vi dovrò spiegare tutto quanto. Vedremo quanto sarà seguito, ma io comunque lo porterò tutto in live Armored Core. Buon divertimento, spero lo stiate giocando, spero vi stiate divertendo, spero di esservi stato utile. A domani, ciao!